Cioè non della collega, sono del magistrato del Ministero dell'Ambiente, quindi avremo un po' più tempo per affrontare tutta una serie di questioni legate alla tavola rotonda, quindi l'applicazione appunto in Italia della normativa comunitaria appunto del danno ambientale. Allora, io dico poche parole all'inizio, mi servono solo per introdurre l'argomento e poi mi riservo di fare qualche considerazione verso la fine. Intanto voglio dire, abbiamo credo come istituto buttato il cuore oltre l'ostacolo, perché la materia è una materia complessa che ha tutta una serie di difficoltà nella sua applicazione, che da un punto di vista normativo non è ancora completa, perché come è noto soprattutto sulla parte del ripristinatoria mancano ancora decreti attuativi che si aspettano da tempo. Ci si è provato a farli, ma probabilmente c'è qualche difficoltà, ma sono decreti attuativi molto importanti. La disciplina del danno, come sapete, è una disciplina che viene applicata nei paesi comunitari, poi dopo nella relazione che verrà presentata qualche cosa verrà detto anche a proposito, ma è applicata in maniera assolutamente differente da parte dei diversi paesi membri. Spesso anche da noi nella Vulgata si confonde il tema del danno ambientale a volte con il tema delle bonifiche dei siti di interesse nazionali, oppure oggi si incrocia anche con una normativa molto innovativa, che è quella dell'applicazione della legge 68 sugli ecoreati, per cui insomma sono tutte questioni diverse che hanno aspetti giuridici anche molto, molto diversi e che diciamo nella vulgata popolare, quando si parla di danno si intende più o meno qualsiasi cosa che crea un problema a una matrice ambientale. In realtà l'applicazione del danno dal punto di vista giuridico è qualcosa di assolutamente molto più complesso. Vi sono casistiche, noi abbiamo raccolto e proponiamo una discussione, tra l'altro la costituzione di questo rapporto è stato fatto dall'unità di Ispra, seguendo anche un percorso, nel senso che sono stati, c'è scritto poi nel rapporto stesso, nell'introduzione, sono stati fatti alcuni questionari per chiedere anche agli stakeholder di riferimento una serie di feedback per impostare il primo lavoro, e poi soprattutto la casistica riportata, che non è omnicomprensiva di tutto ciò che c'è oggi in Italia, perché non ci sono i casi prima del 2017 e del 2018 e quindi non li comprende tutti, comprende solo i casi del 2017 e 2018, che sono stati casi che sono di natura giudiziaria e di natura extragiudiziaria e che sono stati affrontati da un punto di vista tecnico-scientifico con una certa metodologia, così come con una certa metodologia è stata presentata anche nell'ultima parte del rapporto quelle che sono diciamo le tipologie più frequenti di danno e come si stanno in un qualche modo affrontando. Allora, non vi sfugge nemmeno che tutta questa procedura è una procedura di fatto che da un punto di vista del titolare del procedimento non è sicuramente né l'ISPRA né le ARPA nel sistema delle agenzie ambientali, ma è il Ministero, di cui noi ovviamente diamo un supporto da un punto di vista tecnico-scientifico per consentire poi al Ministero di costituirsi o parte civile all'interno eventualmente dei processi, oppure di applicare delle ordinanze dal punto di vista amministrativo. Quindi noi consegniamo uno strumento tecnico-scientifico, poi in realtà il nostro lavoro finisce di fatto lì, per quanto abbiamo un'interlocuzione continua con il Ministero, perché anche a noi ci interessa poi, e anche attraverso un altro organismo che è un organo che è l'Avvocatura dello Stato, che poi in alcune parti, soprattutto quelle parti ovviamente giudiziarie, è la struttura che difende poi il Ministero in giudizio. Per cui in queste interazioni cerchiamo anche di capire come migliorare sempre di più il nostro lavoro. Si parla di danno, si parla anche di minaccia di danno, che poi si capirà sempre di più successivamente. Sono ovviamente due approcci diversi, uno più di carattere preventivo, quell'altro più in realtà di carattere ex post, quindi
Vedete come la normativa è veramente molto complessa, qui ci sono tanti addetti ai lavori, quindi non ho bisogno sicuramente di spiegarlo io. Certamente ecco, sono stati dati circa 240 incarichi che abbiamo avuto dal Ministero, sono circa 30 i danni dove si è dimostrato i casi appunto di sussistenza, si dice una parola che io non amo particolarmente, ma che ha un suo valore dal punto di vista normativo, di sussistenza di minaccia o di danno ambientale. Su queste 30, di queste 30 casi, 8 diciamo, vedono la ce ne sono 22 di giudiziari, 8 di extragiudiziari. Ve lo dico in anticipo, abbiamo ovviamente nel rapporto indicato i luoghi, indicato le tipologie, abbiamo evitato di indicare il caso, per quanto poi l'addetto ai lavori ci arriva in 12 secondi netti, in 5, in alcuni casi, perché sono casi abbastanza noti, abbastanza eclatanti. Abbiamo deciso di parlare di quelli, insomma, degli 8 casi che oggi sono anche da un punto di vista, come posso dire, procedurale di fatto, per la parte che ci compete e compete al Ministero, concluso, che sono 8 casi che sono riportati, credo, in una scheda che vi è stata consegnata. Poi ci sono altre situazioni, ripeto, anche note alle cronache, poi ci sono anche delle situazioni paradossali dove uno dice, ah sì, nota la cronaca e sicuramente c'è stata una compromissione dal punto di vista ambientale, più che una compromissione ambientale, può esserci un problema di carattere giuridico normativo, non è detto che ci sia per forza un danno ambientale. Magari no, non è stata rispettata una norma, non sono state rispettate la legge, ma non è detto che poi questo dal punto di vista tecnico, giuridico, si trasformi automaticamente in un danno ambientale. Per cui la materia, come vedete, è molto complessa. Diciamo anche che l'impostazione, poi concludo perché sennò non è un saluto. L'impostazione rispetto a questi temi, un po' anche in generale sulle questioni di carattere ambientale, si tende sempre viene sempre richiesta, si tende sempre, come posso dire, a dare una risposta in chiave penale. Forse ecco, anche su questo qualche ragionamento, mi permetto di dire, andrebbe fatto per vedere qual è l'efficacia poi alla fine di questa impostazione, che magari suona bene ma che in realtà produce poco. Quindi io invece credo che bisogna poi mirare fondamentalmente, anche nell'applicazione di questa norma, così come sugli ecoreati, così come sulle bonifiche, a un tentativo di riparare una situazione, cioè a un tentativo di ripristinare una situazione da un punto di vista ambientale accettabile, se questa in un qualche modo è stata compromessa. Detto questo, è veramente chiuso, io dovrei lanciare, perché abbiamo un video messaggio di Hans Lopatta, si chiama, nome che però parla in inglese, però c'è una traduzione sotto, appunto, che ci dà un po' un quadro molto breve, se volete, della direttiva europea in materia di danno ambientale. Quindi io chiederei di fare partire subito il video, così siamo 10:10, siamo in perfetto orario, e poi passiamo subito alla presentazione del rapporto. Prego. Dear President of ISPRA, dear Vice President of the Parliamentary Commission, dear conference participants, let me thank you very much for the kind invitation to contribute to the opening of this conference with a brief speech. I regret that I cannot be personally present at the conference, but I hope that this short video message will be useful to you. Now, I was invited to provide some background information on recent developments on the Environmental Liability Directive, which may link up to the theme of this conference. And I'm really happy to do so, once I realized the important and useful work which has been carried out in Italy to produce the first ever report on environmental damage, which is, to my knowledge, even the first report on environmental damage across the whole EU. This report links also very well with efforts undergoing at the EU level within the context of the multi-annual work program 2017 to 2020, on establishing a more systematic and more transparent evidence base. Now, I would like to start with a brief overview
on the developments after the so-called REFIT evaluation of the Environmental Liability Directive on its effectiveness, efficiency, and relevance in 2016. This REFIT evaluation had shown that the directive works in principle, but still leaves much room for improvement in many areas, and has also shown a wide variance or diversity in the implementation between the member states. Now, the Commission set up together with the member states this multi-annual work program in 2017 in order to improve the implementation of the directive and also to increase the level playing field at EU level. That meant in particular to tackle the following challenges: low availability of data on ELD cases, low awareness of the directive by main stakeholders and practitioners, ambiguities around the concepts and definitions such as the significance threshold, many exceptions and defenses to the scope of environmental damage and to the scope of strict liability, and the insolvency of operators in case of large losses. In 2017 and 2018, the work under the multi-annual work program consisted mainly in building an assessment framework, in establishing an environmental liability database and ELD information system, investigating capacity building measures, developing a common understanding document on ELD key terms and concepts, and reviewing an IT concept for risk and damage assessment. In 2019, the work focused on improving the evidence base. Apart from some continued work on capacity building measures and reviewing the ELD training program, the work on improving financial security for ELD liabilities is still going on. The main work stream, however, in the first half of 2019 was on the final establishment of 28 ELD country fiches, which follow the same structure for each member state, consisting in the legal framework, administrative structure, and in the part which is the most important, namely the one on facts and figures on ELD cases and environmental damage. The country fiches are subject to continuous update with fresh data and information, and they are based on the CIRCAPC system hosted by the environmental liability website on the Europa server, so they are accessible to everyone. The purpose is not only to serve the Commission with in its task to monitor and to evaluate the directive, but it should also serve everyone, in particular help ELD stakeholders and practitioners such as authorities, operators, insurers, NGOs to get reliable information on all EU member states and across the whole EU. They will also contribute to better information of interested citizens and of the public in general. Another achievement of 2019, which is directly relevant to this conference, was the establishment a new Article 18 of the Environmental Liability Directive on reporting. This provision is part of the bigger effort on streamlining and of reporting and information efforts, which resulted in the so-called Reporting Alignment Regulation 2019 of the European Union in the field of environmental legislation. As a result of the Reporting Alignment Regulation, the members' information on the implementation of the ELD will be gathered in 2022, followed 1 year later by an evaluation of the Commission on the effectiveness of the directive. On the basis of that information, every 5 years thereafter shall information and data be collected from member states, always with 1 year later an evaluation of the Commission of the directive. Finally, as a part of this legal amendment, the Commission is obliged to prepare also guidelines on environmental damage before the end of 2020. This work is taking in particular results from the aforementioned common understanding document, from some relevant case law of the Court of Justice of the European Union, and other pertinent information sources. And it shall contribute to the task to improve the clarity and better understanding
of some key concepts, definitions, and terms in the Environmental Liability Directive. In the latter context, I would also like to make reference to an ongoing, potentially very important project of IMPL. For those who don't know, IMPL is the European Union Network for the Implementation and Enforcement of EU Law, composed of more than 55 members in more than 30 European states. This project, which is led by an Italian colleague of ISPRA, appears also to complement the relevant work which has been done by ISPRA on the present report on environmental damage. Now, I would like to emphasize that this report is a very positive and very relevant development. It addresses basic challenges such as the lack of widespread knowledge of the topic and the engagement of public and private stakeholders. The report allowed also to identify for environmental damage assessment. It is at the same time a tool for better understanding of the complex topic, as also an open and accessible document for the public. And what appears to be most important is the insight that this report should not be a final point, but an important element for the construction of a new approach towards communication and information sharing on environmental damage. In this sense, it marks, in my view, not only a good starting point for the future developments in Italy, but it could at the same time act as a source of inspiration, if not as a model, for other member states to follow the same path. So we certainly congratulate the authors and all who have contributed to this achievement, and we will not hesitate to invite a representative of ISPRA to present the process and the main results of this report in one of the forthcoming ELD government experts meetings. Thank you for listening, and I wish you a very fruitful conference. Bene, non abbiamo pagato, ovviamente, io non l'avevo neanche visto il video. Quindi fa molto piacere e parto, perché mi sono dimenticato prima, se no dopo mi tirano le orecchie, due cose. Uno, il ringraziamento alla Commissione sugli illeciti, io la chiamo Commissione Comaf, insomma, per intenderci, per l'ospitalità, per il contributo, per i commissari che seguono molto attentamente una situazione ricca di avvenimenti e sempre di non facile risoluzione. Quindi grazie alla Commissione, grazie ovviamente anche alle autorità che sono presenti. L'altro ringraziamento lo voglio fare specificando una cosa ai colleghi delle agenzie, cioè il collega Vito Bruno, poi ci sarà anche un intervento del collega dell'ARPA Sicilia. Noi, questo di fatto è un rapporto misto, cioè un rapporto ISPRA con il contributo delle agenzie, ma in un contesto ancora ante l'applicazione, diciamo, della normativa del 2016, cioè la legge 132, che estende invece l'applicazione del danno anche alle agenzie, cosa su cui stiamo discutendo in sede dei cosiddetti livelli essenziali per la tutela ambientale, perché lo sforzo ulteriore, dico perché lo stiamo facendo insieme a tutte le agenzie, è quello di cercare di costituire proprio, come posso dire, una base comune fra tutti noi su come affrontare una tematica che avete visto anche a livello comunitario è abbastanza complessa da gestire, secondo le parole appunto del rappresentante della Commissione europea. Quindi noi stiamo anche cercando di condividere questa situazione, perché la norma ci obbliga ad andare in quella direzione, per cui il prossimo rapporto sarà a tutti gli effetti, questo ci dobbiamo lavorare, un rapporto SNPA. Ecco, oggi c'è ancora un ISPRA trattino SNPA, perché non volevamo neanche mettere sulle spalle dei colleghi magari responsabilità che invece al momento derivano ancora dalla situazione ante ISPRA. Chiedo scusa su questa precisazione, ma era importante, perché sennò si genera un po' di confusione. Detto questo, chiamerei, ovviamente poiché non c'è la rappresentante del Ministero, l'avvocato Diana Ponte, che è la responsabile appunto del Centro Nazionale Crisi, Emergenze Ambientali e Danno,
E poi il dottor Antonio Niello, che appunto poi presenterà, credo, il rapporto attraverso una serie di slide. Prego, avvocato. Io farò rispettare i tempi, cercherò, Io anche se riusciamo comunque, sarò abbiamo una brevissima, cinquantina di minuti. Ci sono? Sì. Sarò brevissima, i concetti fondamentali già sono stati anticipati dal direttore Bratti. Solo pochissime parole, per poi lasciare l'illustrazione, del rapporto nei suoi contenuti, solo poche parole per sottolineare la filosofia e i criteri che sono stati seguiti e perché sono state fatte le scelte che sono state fatte nella redazione del testo, che poteva essere concepito in diverse modalità. Abbiamo seguito questa strada. Il primo concetto, è stato anticipato nella chiusura dell'intervento del direttore generale, è stato proprio quello di affrontare la materia in ambito sistema nazionale delle agenzie. Quindi, tenuto conto del mutato contesto normativo e quindi dell'istituzione dell'SNPA, il rapporto comunque ha cercato di riflettere, sia pure riferendosi a materie che erano in un passaggio, in un transitorio dell'introduzione della nuova normativa, del contributo dei colleghi delle agenzie regionali. In altri termini, già da subito, e il rapporto vuole raccontare anche questo aspetto, si è affrontato la tematica con un approccio e con un metodo lavorativo diverso, vale a dire con coinvolgimento puntuale del sistema agenziale e delle agenzie regionali. Questo cosa ha consentito già in una prima fase? Cosa consentirà? Consentirà evidentemente una migliore conoscenza del territorio, una maggiore attualità dei dati e quindi tenendo presente che questo rapporto si riferisce a una precisa fase di un processo che è molto più lungo e molto più complesso. Questo rapporto incide sulla parte dell'accertamento tecnico-scientifico del danno. Dunque non affronta tutta la parte degli esiti dei giudizi, non affronta tutta la parte delle indagini che vengono effettuate da noi e da altri soggetti. Quindi questo è il rapporto dell'accertamento tecnico-scientifico delle situazioni che vengono sottoposte all'attenzione dell'ISPRA, nell'ambito del sistema agenziale da parte del Ministero che è l'unico titolare dell'azione, sia in sede giudiziaria che in sede amministrativa. Quindi questo è un punto da cogliere un pochino, da tenere presente nella lettura del rapporto. Il secondo motivo, il secondo punto che ha ispirato la scrittura del rapporto è di natura, più strategica. Il danno ambientale, nella sua accezione, sia in senso stretto, tecnico, sia in senso più lato, come giustamente anticipava il direttore, danno ambientale è un'accezione che comprende molte situazioni e viene anche raccontato, inteso, in vari modi e con varie accezioni. È un tema che coinvolge molti attori, non solo pubblici ma anche privati. Vede un forte coinvolgimento del mondo della produzione, delle associazioni ambientaliste, dei cittadini. Quindi gli attori coinvolti sono tanti e questo è il motivo per cui ci ha fatto ritenere opportuno precedere la scrittura di questo rapporto da un'indagine presso tutti gli stakeholder individuati, cercando di coinvolgere il maggior numero delle categorie possibili interessate e coinvolte con questa tematica, per cercare di raccoglierne gli spunti e i punti di maggiore interesse, ma anche cercare di capire, e questo è il secondo punto che ho visto enfatizzato e sottolineato anche dall'intervento di Lopatta, la non effettiva, reale conoscenza del contenuto, del significato e comunque dell'accezione del concetto di danno ambientale.
Quindi il coinvolgimento di tanti stakeholder, la non effettiva puntuale conoscenza del tema ci ha indotto a guidare la scrittura di questo rapporto cercando di dare in maniera, e qui devo apprezzare lo sforzo degli autori, in maniera quanto più accessibile anche ai non addetti ai lavori, una materia particolarmente complessa, complessa perché vede intersecati in maniera molto stretta e forte sia concetti di natura giuridica, quindi da addetti ai lavori, sia concetti di natura squisitamente tecnica. L'intersezione di questi due aspetti si vede anche nella complessità della procedura. Il pubblico ha bisogno di un puntuale ed efficace supporto tecnico-scientifico, il supporto tecnico-scientifico deve fare i conti con tutta una serie di definizioni, interpretazioni normative non sempre agevole. Anche questo passaggio, visto, è stato raccolto e sottolineato nell'intervento di Lopatta. Ci sono addirittura ancora discussioni sulla definizione, la più puntuale interpretazione di concetti come per esempio quello della significatività, che è un pochino il punto, il momento di discrimine tra l'esistenza o meno di una fattispecie che poi può costituire o presupposto dell'accertamento di una situazione che potrebbe configurare un reato piuttosto che di un illecito, piuttosto che di una situazione da affrontare in altre sedi. Quindi, poco e concludo, il rapporto è concepito come un documento aperto e accessibile al pubblico, intende rispondere agli interessi degli utenti finali, i destinatari di questo rapporto, e questo ha guidato anche la scrittura del rapporto, sono molti, di diversa natura, pubblica, privata, associazioni ambientaliste, ma soprattutto, e questo è il presupposto di una delle conclusioni alle quali siamo arrivati, anche fortemente, ma questo è di tutta evidenza, tutto il mondo della produzione, il mondo industriale, e quindi una buona momento di dialettica e di confronto con tutti gli utenti sicuramente consente di affrontare queste procedure, individuare nuovi percorsi, nuove formule che probabilmente possono portare a un maggiore e migliore esito di queste azioni, che è quello poi lo scopo finale di tutta questa, di questo lavoro che noi facciamo. Quindi, il rapporto è articolato su due linee fondamentali. Una prima, il lavoro quotidianamente svolto da ISPRA in ambito SNPA, già ancor prima della formalizzazione della quale accennava il direttore prima. Secondo, la ricognizione degli aspetti di maggiore interesse e rilevanza per tutta la complessità degli utenti, così come ve li ho sommariamente accennati prima. Siamo arrivati già ad alcune, già si sono delineate un paio di non soluzioni, ma insomma problematiche e criticità da affrontare. Una prima, è veramente così efficace la via giudiziaria piuttosto che una via amministrativa? Qual è il percorso più efficace per arrivare rapidamente, perché anche il fattore tempo incide moltissimo sull'efficacia degli interventi successivi alla constatazione di una situazione di danno? Non ultimo, il tempo è importante anche nel momento dell'accertamento del danno, noi sappiamo i tempi della giustizia sono quelli che sono, spesso il tecnico si trova a dover dare una valutazione tecnico-scientifica a distanza di tanti anni del verificarsi dei fatti, questo chiaramente complica le cose e ne complica anche in termini di risultati e di efficacia del supporto tecnico che dobbiamo assicurare al Ministero dell'Ambiente che, come dicevo prima, è il titolare unico di queste azioni, sia in sede giudiziaria che in sede amministrativa. Il secondo punto è la necessità di
momenti di sedi, di raccordo e di confronto. Prima parlavo con un collega, prima che cominciassero i lavori, di tavoli di confronto, di formule tipo conferenze dei servizi nei quali riuscire ad avere un maggiore confronto anche diretto alla scrittura, anche diretto al legislatore, laddove la norma presenta dei limiti o di tipo interpretativo o dei vuoti normativi o anche dei momenti di interpretazione per possibili o apparenti conflitti di norme. Il direttore prima accennava tutta la normativa sugli ecoreati. Ci sono delle fattispecie che o di fatto o apparentemente risultano essere sovrapponibili o contraddittorie. Dunque, un confronto, e ringrazio di questa sede perché è significativa, perché è chiaro il discorso non è che va solo al mondo privato, pubblico, che gestisce i procedimenti, ma anche il legislatore del quale ringrazio l'attenzione che sta prestando a questa tematica, è un interlocutore per noi importantissimo perché chiaramente o l'interpretazione della norma o lo snellimento di alcune procedure, anche in via normativa, possono portare a un maggior risultato e a un più efficace risultato. Con questo concludo. E do la parola all'avvocato Guarinello, che è responsabile dell'area valutazione del danno ambientale del Centro Nazionale, che illustrerà nei contenuti il rapporto. Un'ultima cosa importante. Questo è, come dice lo stesso titolo, è il primo rapporto. Non è un punto d'arrivo, è un momento di inizio. Quindi con questo vogliamo dire: è un primo momento, sarà perfezionabile, perfezionato, raccoglierà tutti i risultati di quelli che saranno i frutti, i risultati del confronto che non solo avverrà a conclusione nella seconda parte di questo incontro, ma anche di tutti quelli che saranno i feedback successivi a questo incontro. Quindi è un punto d'inizio di un percorso nuovo, quindi vogliamo raccontare sia quello che abbiamo fatto, ma soprattutto ci stiamo ponendo in apertura e attendiamo ogni possibile suggestione, suggerimento e sollecitazione, perché è un percorso che comincia ora. Non sarà agevole, come vedrete dalla complessità dei contenuti, ma l'azione condivisa e dialettica di tutti quanti i soggetti coinvolti sicuramente potrà portare dei risultati positivi. Grazie a tutti, la parola all'avvocato Guarinelli. Nell'illustrare il rapporto, credo sia necessario innanzitutto descriverne i presupposti, le fondamenta e le finalità. Noi siamo oggi ad oltre 30 anni dall'entrata in vigore della prima norma italiana sul danno ambientale. Era il lontano 1986 quando la stessa legge che istituiva il Ministero dell'Ambiente creava anche per la prima volta l'azione di riparazione del danno ambientale. Siamo inoltre a oltre 10 anni dalla riforma, cosiddetto Codice dell'Ambiente, il decreto 152-2006, che con la sua parte sesta ha completamente rinnovato questa normativa. La norma vigente è ad oggi quella contenuta nel Codice dell'Ambiente, la quale, come detto, costituisce il recepimento della direttiva comunitaria 2004/35 di cui abbiamo in precedenza visto. Il 2017 è un anno molto importante in materia di danno ambientale, proprio perché, come è stato detto da chi mi ha preceduto, viene istituito il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione Ambientale, SNPA, a cui la legge istitutiva attribuisce proprio il compito di supportare l'autorità competente nelle istruttorie di valutazione del danno ambientale.
Questi 2 anni, 2017 e 2018, oggetto del presente rapporto, sono pertanto considerabili come un momento di ripartenza di questa attività di istruttoria del danno ambientale che, come detto, trae origini nel passato. Che percorso abbiamo immaginato per la realizzazione del rapporto? Beh, sostanzialmente le fondamenta di questa casa sono due. In primo luogo il quadro delle istruttorie che l'ISPRA ha svolto in questi anni, l'esperienza quotidiana nella valutazione del danno ambientale negli incarichi che il Ministero dell'Ambiente sottopone all'Istituto. Vedremo poi dopo i numeri e l'entità di questo carico. In secondo luogo, abbiamo ritenuto opportuno far precedere la redazione del rapporto da una ricognizione degli aspetti di maggiore interesse presso i cosiddetti stakeholders, cioè tutti i soggetti pubblici o privati che hanno un interesse in materia di applicazione della normativa sul danno ambientale. Per questi motivi abbiamo inviato un questionario ad una serie di soggetti, amministrazioni, operatori, anche imprese assicurative e così via, per avere una indicazione di quali potevano essere i temi da approfondire e di maggiore interesse. Alla luce delle risposte date abbiamo focalizzato una serie di argomenti che poi vedremo. La finalità del rapporto, di questo hanno già parlato i relatori che mi hanno preceduto. Si tratta ovviamente di un rapporto che vuole fare luce su una materia, quella del danno ambientale, che è rimasta per molto tempo, pur in vigenza delle sopraindicate norme, un po' nell'ombra. Una materia poco conosciuta, spesso confusa con altre tematiche, come quelle attinenti, che so, alla bonifica o ai reati ambientali. Il rapporto si pone quindi per queste modalità di ideazione come un momento importante per la costruzione di un nuovo percorso aperto al pubblico e agli operatori interessati e finalizzato a individuare le criticità che ad oggi ci sono, sia di carattere organizzativo gestionale sia anche di carattere normativo, per individuare le possibili soluzioni da attuare in futuro. Alcune nozioni generali senza essere troppo noioso. Cos'è il danno ambientale ai sensi della normativa vigente? È un deterioramento significativo e misurabile, diretto e indiretto, di una serie di risorse naturali come specie, habitat, acqua e terreno e delle relative utilità. Le utilità sono i servizi ecosistemici svolti dalle risorse a favore di altre risorse o dell'uomo. Già vedete, fin da questa prima nozione legale, alcuni elementi importanti, il riferimento a cui già è stato fatto cenno, al requisito della significatività. Questa locuzione, che è utilizzata nella direttiva e poi nella norma italiana, ovviamente impegna molto i soggetti interessati a vario livello nel capire quando il livello dell'impatto è tale da arrivare alla soglia del danno ambientale. Minaccia di danno ambientale è invece definito come il rischio sufficientemente probabile che si verifichi in un futuro prossimo un danno ambientale. Questa, la minaccia del danno ambientale, è una fattispecie nuova introdotta dalla direttiva comunitaria che ci consente di intervenire anche in una fase precedente alla realizzazione del danno proprio al fine di prevenirne gli effetti. Come si ottiene sul piano procedurale la riparazione del danno ambientale o la prevenzione rispetto alla minaccia di danno ambientale? Ci sono sostanzialmente due percorsi. Una sede è quella giudiziaria, cioè il Ministero dell'Ambiente, che come è stato detto è il titolare del potere di attivare la riparazione e la prevenzione del danno ambientale, può per esempio costituirsi parte civile nei processi penali in cui sono contestati i reati ambientali, oppure può avviare una causa civile diretta Ministero dell'Ambiente contro l'operatore che si ritiene responsabile del danno ambientale.
In ambito extragiudiziario il Ministero poi ha la possibilità, attraverso una procedura disciplinata sempre dal Codice dell'Ambiente, di attivare, senza dover aspettare un giudizio, una procedura amministrativa finalizzata ad adottare, a seguito di opportuna raccolta di informazioni e contraddittorio, ordinanze nei confronti degli operatori, ordinanze che impongano misure di riparazione o misure di prevenzione. Come detto, le norme di cui stiamo parlando hanno un'origine comunitaria, la direttiva 2004/35. Quindi il tema del danno ambientale è un tema ormai comune a tutti i paesi europei. Interessante notare che, come detto, l'Italia aveva una normativa sul danno ambientale fin dall'86. Siamo stati dei precursori, per cui quando nel 2004 entra in vigore la direttiva comunitaria sul danno ambientale, quasi tutti i paesi europei non avevano nulla su questo tema, noi avevamo già un'esperienza di quasi 20 anni. Per questo motivo l'impatto della direttiva e la sua applicazione è stato molto diverso da paese a paese, paesi che hanno maggiori difficoltà e paesi che avevano un background già esistente. Se andiamo a vedere nella tabella che vi sto proponendo una media annua dei casi di danno ambientale istruiti e per i quali è stata formulata una richiesta di riparazione o di prevenzione negli Stati europei, troviamo una situazione molto eterogenea che ora vi illustrerò brevemente. Un piccolo inciso, si tratta dei dati della Commissione europea nell'ambito del cosiddetto sistema delle country fish, cioè un sistema di ricognizione dell'applicazione della direttiva da parte dei vari paesi, che trovate poi sul sito internet della Commissione europea. Dati molto discordanti. Segnalo tra l'altro che alcuni paesi, come la Polonia e l'Ungheria, che sembrerebbero avere una media molto elevata di casi, in realtà sono paesi che comunicano alla Commissione a titolo di danno ambientale anche situazioni che nel nostro paese e in altri paesi sono invece gestite nell'ambito della procedura sulle bonifiche. Per cui se anche l'Italia, per esempio, comunicasse le situazioni di siti contaminati, il nostro numero sarebbe ancora maggiore. Ma rimanendo alle comunicazioni relative a casi di danno ambientale in senso stretto, i numeri che potete vedere sono molto limitati come media annua. La Germania ne ha 10, ma altri paesi ne hanno poche unità. È interessante notare, come ora andremo a vedere, che l'Italia, forse proprio per la tradizione a cui ho fatto riferimento, ha un numero di casi di danno ambientale istruiti e per cui è stata fatta ufficialmente la richiesta di riparazione e di prevenzione molto più elevato di quello di tutti gli altri paesi europei. Ripeto, facendo sempre notare che il nostro ambito è limitato al danno ambientale, tenendo da parte la questione delle bonifiche, i cui numeri sono, come sapete, in Italia ancora più elevati. È evidente quindi che, come ha ricordato prima il collega della Commissione europea, il nostro paese ha una posizione di leader nella materia dell'istruttore del danno ambientale, ma anche un po' il dovere di assumere questa posizione primaria rispetto agli altri paesi europei, proprio perché abbiamo una tradizione, un'esperienza che gli altri non hanno. Come dicevo, il punto di partenza sono gli incarichi di valutazione che pervengono all'Istituto da parte del Ministero dell'Ambiente. Nel periodo oggetto del rapporto, anni 2017-2018, sono pervenuti 240 incarichi di valutazione del danno ambientale, ripartiti nelle sedi a cui facevo prima riferimento. Alcuni incarichi riguardano procedimenti penali in fase preliminare, una fase in cui il Ministero deve avere i primi elementi per decidere se si costituirà parte civile. Ci sono poi incarichi per procedimenti penali in fase definitiva, cioè quando il Ministero si è già costituito e deve formulare la richiesta finale di riparazione, incarichi per attivare cause civili e incarichi per le procedure stragiudiziarie di cui vi ho parlato prima.
avendo svolto un numero molto elevato di istruttori in questi anni, possiamo quindi ritenere che l'Istituto si collochi in una posizione ideale per avere una visuale ampia e dinamica dell'azione di danno ambientale in Italia. E questo è uno dei fondamenti per cui possiamo oggi fornire i dati che andiamo a vedere. Le istruttorie svolte in questi due anni hanno permesso di accertare 30 casi in cui, secondo la valutazione tecnico-scientifica dell'Istituto, sussistono gli elementi per definire la sussistenza di situazioni di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale. 22 di questi casi sono in sede giudiziaria, 8 in sede extragiudiziaria. Come è stato accennato prima, parliamo dei casi accertati in sede di istruttoria negli anni 2017-2018. Quindi, per prevenire alcuni motivi di dubbio, posso già fin d'ora dire che ci sono molti casi importanti e noti sul territorio che non troverete richiamati in questo rapporto, proprio perché la relativa istruttoria si è svolta negli anni precedenti e quindi non possono essere oggetto del presente. Ovviamente, come detto, l'istruttoria svolta dall'Istituto costituisce un tassello del mosaico, un tassello secondo noi molto importante perché dà le basi per l'esercizio dell'azione o l'avvio della procedura amministrativa, spetta poi al Ministero dell'Ambiente, attraverso le sue varie articolazioni, avviare e gestire le procedure. In particolare, per quanto attiene al presente rapporto, come detto, ci sono 30 casi di danno o minaccia di danno ambientale accertata, 10 casi in sede penale, in questi casi il Ministero si è costituito parte civile o ha comunque attivato le procedure per costituirsi nel prossimo futuro, 12 casi invece in ambito civile in cui il Ministero può attivare o ha attivato una causa civile e 8 casi in sede extragiudiziaria in cui invece si parla di adozione di ordinanze. Il rapporto è strutturato in tre parti dedicate per l'appunto a queste tematiche: le istruttorie in ambito extragiudiziario, quelle in ambito giudiziario e quelle nella fase preliminare dei processi penali, cioè quando, come vi ho detto, il Ministero proprio all'inizio deve decidere mi costituirò o non mi costituirò in questo processo. Quali sono gli aspetti, e ora veniamo appunto agli esiti del questionario che abbiamo somministrato, gli aspetti ritenuti di maggiore interesse da parte degli stakeholder? Beh, diciamo, chi ha ottenuto più voti sono queste tematiche: la tipologia di danno o di minaccia oggetto di accertamento, la tipologia dell'attività che ha causato il danno o la minaccia di danno, le misure di prevenzione o di riparazione che sono state proposte, la localizzazione dei casi sul territorio, la tipologia dei soggetti proponenti le richieste di intervento statale. Su questo voglio dire una cosa: un aspetto molto importante della nuova normativa sul danno ambientale, quindi parte sesta del codice dell'ambiente, è quella di aver creato, peraltro sempre sulla base della direttiva, un importantissimo diritto per i cittadini. Cioè, si prevede l'articolo 309, se volete andare a vedere, si prevede che qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che abbia un interesse alla valutazione in termini di danno ambientale di una certa situazione, ma può essere anche solo perché è residente vicino ai luoghi dei fatti, può richiedere al Ministero dell'Ambiente di sviluppare un'istruttoria per vedere se c'è danno ambientale o minaccia di danno ambientale e in caso positivo per intervenire. Questo diritto in realtà un po' poco conosciuto, però è stato comunque esercitato e poi vedremo, da soggetti anche molto diversi, si va da associazioni e comitati a singoli cittadini, a enti locali che in questo modo danno impulso ad una istruttoria da parte dello Stato. Ecco, uno dei temi di interesse era: ma chi sono questi soggetti che hanno esercitato questo importante potere?
E infine la tipologia dei reati ambientali contestati in quei giudizi penali in cui il Ministero si va a costituire parte civile. Tutti questi temi pertanto sono stati oggetto particolare attenzione nell'ambito del rapporto e troverete appunto in modo molto più dettagliato rispetto alla semplice presentazione che vi sto facendo io adesso la esposizione dei numeri, dei dati e delle informazioni pertinenti. Proviamo a vedere quindi, seguendo proprio la struttura del rapporto, le varie tematiche. Quindi parliamo prima dei casi extragiudiziari, poi di quelli giudiziari e poi dei procedimenti penali in fase preliminare. Casi extragiudiziari. Quando si avvia un caso extragiudiziario? La fonte principale è quella che vi ho appena detto, cioè il soggetto pubblico o privato che fa una richiesta di intervento statale e che impone quindi in questo modo al Ministero un'istruttoria. Ma una istruttoria extragiudiziaria può essere anche determinata dallo stesso operatore che, ritenendo di aver causato un danno o una minaccia di danno, volontariamente può attivare la procedura nei riguardi del Ministero per definire in contraddittorio le misure da attuare. Oppure lo stesso Ministero dell'Ambiente, sulla base di notizie che arrivano dal territorio, può attivare di sua iniziativa una procedura amministrativa di danno ambientale. Se vediamo quindi da dove sono partite le attivazioni dei casi extragiudiziari negli anni di riferimento, vediamo per esempio che nel 2017 c'è stato un comitato di cittadini, un'associazione ambientalista, ma anche due comunicazioni da parte di operatori che, ritenendosi responsabili di aver causato un danno o una minaccia, hanno attivato volontariamente la procedura. Una stessa interrogazione parlamentare, che non è ovviamente una richiesta di istruttoria di danno ambientale, però può determinare nel Ministero l'intenzione di svolgere di sua volontà un'istruttoria di danno ambientale. Nel 2018 abbiamo avuto poi molti più casi di questo tipo, si vede che evidentemente va conoscendosi via via di più questo diritto dei cittadini e degli enti di attivare una valutazione del danno ambientale. Abbiamo 5 richieste di intervento statale da parte di comitati, comuni, autorità di bacino o membri del Parlamento, che come tutti hanno questo potere ovviamente. 7 altre segnalazioni che arrivavano dal territorio al Ministero, informative di polizia, esposti generici, interrogazioni parlamentari che hanno dato però luogo all'interesse del Ministero per un'attivazione e così via. Quindi come vedete un panorama piuttosto eterogeneo di fonti che danno luogo all'istruttoria in sede extragiudiziaria. Andando a fare poi un esame dei dati relativi ai casi extragiudiziari, abbiamo fatto una serie di elaborazioni che troverete nel rapporto. Trovo che una interessante è quella che collega la tipologia di sito o attività alla tipologia di attività dannosa. Abbiamo individuato categorie di siti come aree estrattive, impianti di gestione di rifiuti, impianti di depurazione, altri impianti industriali, e abbiamo visto quanti casi nelle procedure extragiudiziarie sono associabili a attività come emissione atmosfera, omissione di interventi, costruzione di sbancamenti, fuoriuscita di idrocarburi e altri. Senza entrare troppo nello specifico, però da questa combinazione viene rilievo che le sedi di siti, i siti presso cui maggiormente si verificano situazioni problematiche di questo tipo sono gli impianti di gestione dei rifiuti e altri impianti industriali, e che la combinazione più frequente è tra queste tipologie e criticità legate per esempio all'omissione di interventi di contenimento degli inquinanti.
Ci siamo anche chiesti come mai questa tipologia di sito ha un rilievo maggiore nelle istruttorie, e la risposta che ci siamo dati è che in fondo gli impianti di gestione dei rifiuti e gli altri impianti industriali sono impianti autorizzati, soggetti a molti controlli, in cui si svolgono tra l'altro una serie di attività che sono tutte potenzialmente rischiose. Per cui è molto più facile che un impianto di questo tipo, soggetto a controlli, a verifiche costanti, si è esposto all'individuazione di criticità rispetto magari ad altre situazioni che sono meno controllate. Un piccolo quadro dei casi accertati di danno ambientale in sede extragiudiziaria negli anni 2017 e 2018, troverete poi i dati più di dettaglio nel rapporto. Come vedete, qui ci sono su localizzazione provinciale 8 casi in cui sono stati individuati gli elementi per la sussistenza di un danno ambientale o di una minaccia di danno ambientale. Interessante notare che la situazione che ha dato luogo criticità è quella legata soprattutto all'omissione di interventi di contenimento e controllo degli inquinanti, in particolare in una serie di discariche, problemi legati alla gestione del percolato e al contenimento dello stesso, con situazioni in cui si verificavano fenomeni di fuoriuscita incontrollata, ruscellamento appunto del percolato all'esterno del sito di discarica. Ma abbiamo poi anche altre situazioni legate per esempio agli scarichi idrici, che anch'esse hanno assunto un rilievo tale sul territorio appunto da portare poi ad attivare un caso extragiudiziario. Quando si attiva un caso extragiudiziario è perché sul territorio la questione ha assunto una certa importanza, un'importanza tale da portare un richiedente a formulare l'istanza di intervento statale, o che ha portato comunque il territorio a segnalare in qualche modo, nei vari modi esposti generici, interrogazioni parlamentari, a segnalare allo Stato l'esistenza di situazioni di criticità che per ora risultano difficilmente risolvibili a livello locale, per cui la via del danno ambientale, della riparazione del danno o della prevenzione della minaccia può essere esperita. Passiamo ora ai casi giudiziari. Sto seguendo, poi lo vedrete comunque, lo schema e l'indice del rapporto nelle sue varie partizioni. Come detto, ci sono negli anni 2017-2018 22 casi giudiziari accertati di danno, di minaccia di danno ambientale, ripeto, sia sede penale con il Ministero dell'Ambiente che si costituisce parte civile, sia sede civile, causa civile diretta, con varie tipologie che trovate indicate. Una cosa interessante è quella relativa alle misure richieste. In particolare abbiamo nell'ambito di questi 22 casi giudiziari 10 richieste di misure di riparazione e 18 richieste di misure di riparazione. Il numero delle misure richieste è più alto rispetto a quello dei casi, perché uno stesso caso può presentare sia profili di danno ambientale sia profili di minaccia di danno ambientale, per cui per questo motivo vedete che il numero delle misure degli interventi richiesti è superiore a quello dei casi. Quali sono le misure di riparazione? La legge ne prevede 3. Riparazione primaria, riparazione complementare e riparazione compensativa. Proprio brevemente, ovviamente il tema è molto complesso, ma qui non abbiamo tempo. La riparazione primaria è l'intervento finalizzato a riportare la situazione ambientale allo status quo ante rispetto al fatto dannoso, quello che viene in genere chiamato ripristino. Quando non sia possibile fare la riparazione primaria per mille motivi, impossibilità tecnica, eccesso di variabili sulla realizzabilità, si fa la riparazione complementare, vale a dire
si ricostituisce uno stesso livello di risorse ambientali magari in un altro sito dove quell'intervento sia possibile. Riparazione compensativa invece è la riparazione che va con interventi sempre concreti a compensare la perdita della risorsa nel tempo, cioè tra il momento in cui è avvenuto il fatto dannoso e il momento in cui vi sarà un ripristino o una riparazione complementare passa del tempo. Del tempo in cui la risorsa non è stata in tutto o in parte disponibile. Questo è un danno che si chiama danno ambientale temporaneo che viene riparato attraverso la riparazione complementare. È un tema molto complesso, vi posso dire soltanto per semplificare molto che vi sono per esempio degli strumenti, delle procedure attraverso le quali il tempo viene tradotto in quantità di risorsa ulteriore da tutelare o da fare oggetto di interventi di tutela. Piccolo esempio, perché io lo so che quando si parla di queste tipologie di riparazione spesso si rimane un po' colpiti. Esempio di un disboscamento, eliminazione di un bosco in un'area protetta. La riparazione primaria consiste nel ricostituire il bosco così come era il giorno prima dell'abbattimento o dell'incendio, abbiamo casi un po' di tutti i tipi sui boschi. La riparazione complementare si fa per esempio nel caso in cui quel bosco non sia ricostituibile più come prima, perché il territorio non è più in grado di ottenere questo risultato o di ottenerlo con certezza, per cui in questo caso gli stessi ettari, la stessa tipologia di bosco viene ricostituita altrove dove magari c'era stato un incendio che non era addebitabile a qualcuno. Riparazione compensativa invece va a compensare l'assenza del bosco per tutto il tempo dall'incendio, abbattimento al ripristino. Magari sono anche tantissimi anni, non perché il ripristino magari venga fatto tardi, ma perché un ripristino per poter arrivare alla densità e alla dimensione del bosco precedente magari ci mette 20 anni. E quindi tutto questo periodo viene fatto oggetto di una riparazione compensativa attraverso strumenti anche software appositi elaborati a livello comunitario, si possono trasformare gli anni di perdita del bosco in ettari ulteriori di bosco da ricostituire altrove. Questo è un punto fondamentale. Secondo la norma comunitaria, quella italiana, la riparazione deve sempre essere un intervento concreto. Non possono essere soltanto soldi. Quindi si deve riparare nelle tre forme che abbiamo detto, oppure la legge italiana consente che il responsabile paghi al Ministero i costi vivi degli interventi affinché il Ministero li possa fare in via sostitutiva. Ebbene, in questi 22 casi giudiziari accertati di danno, minaccia di danno ambientale, le 18 misure di riparazione sono state in 8 casi riparazione primaria, in 4 complementare e in 6 compensativa. Troverete poi nel rapporto una serie di elaborazioni che possono essere utili, che vanno a incrociare i nostri dati sulle istruttorie di danno ambientale con alcune ricostruzioni cartografiche del territorio. Per esempio, qui vedete una localizzazione dei casi giudiziari di danno, minaccia di danno ambientale che abbiamo istruito nel 2017-2018, applicata alla carta nazionale di copertura del suolo creata nel 2017 dal sistema ISPRA SNPA. Beh, questo permette in particolare di capire queste situazioni critiche in quali ambiti si sono verificati. Ambiti, ripeto, in relazione alla ripartizione territoriale fatta dalla carta di copertura del suolo. Veniamo a scoprire che quindi la maggior parte delle situazioni si sono verificate in zone classificate con la categoria vegetazione erbacea, in altri casi con la categoria che ha un valore ambientale molto maggiore denominata alberi e in molti casi anche nella categoria, nel territorio di categoria superfici artificiali.
Questo dato delle superfici artificiali si spiega con il fatto che frequentemente le fonti sono impianti industriali che magari sono collocati in aree a destinazione appunto industriale o comunque in distretti industriali dove la destinazione del suolo è di questo tipo. Allo stesso modo abbiamo provato a combinare i dati relativi alle istruttorie nei casi giudiziari con la tipologia di matrice ambientale e impattata. Quello che ci è risultato è che la matrice maggiormente impattata, almeno nei casi giudiziari, è costituita dalle acque superficiali e acque sotterranee e dal terreno. Seguono poi casi, diciamo, che hanno una percentuale minore, quelli relativi a specie, habitat, aree protette, acque marino-costiere. Veniamo all'ultima parte del rapporto, anche perché non vorrei essere troppo prolisso su temi che poi potete, diciamo, approfondire con la lettura del. Le istruttorie preliminari per i processi penali. Abbiamo già detto, siamo nella fase in cui non c'è ancora stata l'apertura del dibattimento in sede penale. Il Ministero deve valutare se costituirsi o meno parte civile in un processo in cui è contestato un reato, uno o più reati ambientali. Per gli addetti ai lavori, il Ministero dell'Ambiente riceve notizia di tutti questi processi perché viene qualificato come persona offesa, quindi poi il pubblico ministero inserisce nella lista delle persone offese il Ministero dell'Ambiente, che quindi poi tramite l'Avvocatura dello Stato viene notiziato in materia. Interessanti alcuni dati che vi do brevemente, poi andiamo verso la chiusura. I tribunali che si sono maggiormente interessati di reati ambientali per i quali poi il Ministero è stato coinvolto sono nel 2017 quelli di Firenze, Chieti e Salerno e Trani, più in Sicilia, Palermo, Ragusa e Patti, nel 2018 Genova, Perugia e Salerno. Troviamo Salerno come elemento di continuità, vi posso dire anche perché ci sono in quella sede molte indagini che riguardano il tema della depurazione delle acque reflue urbane, cioè degli impianti di trattamento delle acque reflue diciamo, provenienti dagli agglomerati urbani, che è un tema evidentemente molto caldo in quel territorio. Trovate poi una ricostruzione dei reati contestati in questi procedimenti penali in cui il Ministero ha valutato l'opportunità della costituzione di parte civile. Ci tengo a dire che sono i reati contestati, quindi che siamo ancora in una fase ante del dibattimento, per cui figuriamoci poi sapere per quali ci sarà la condanna e così via. Interessante notare proprio come elementi di fondo che un po' la parte del leone la fanno i reati in materia di gestione dei rifiuti, ci sono poi le violazioni in materia di edilizia e paesaggio, che però in genere se arrivano al primo grado è tanto, poi comunque vanno in prescrizione, e poi ecco un elemento invece interessante è quello che riguarda le percentuali dei reati di danno codicistici tradizionali, può essere il vecchio disastro, il danneggiamento, avvelenamento di acque e così via, e il dato relativo agli ecoreati, quelli introdotti dalla legge 68/2015. E in questo caso notiamo proprio che tra il 2017 e il 2018 la percentuale e il numero degli ecoreati contestati va ad aumentare rispetto per esempio a quella degli altri reati codicistici di danno. Anche qui, ripeto, sono dati concernenti i casi in cui il Ministero è stato indicato come persona offesa e quindi è stato notiziato tali procedimenti. Qui trovate gli stessi dati riportati con altro grafico sulle tipologie di illeciti. Ultima slide, sempre in questo ambito, anche qui abbiamo cercato di ricostruire sulla base dei reati contestati questi procedimenti, per cui abbiamo svolto l'istruttoria di danno ambientale, la ripartizione delle criticità in termini di siti attività,
Beh, anche qui emerge che gli impianti di gestione dei rifiuti e gli impianti industriali, come avevamo visto nei casi extragiudiziari, sono quelli più numerosi, accanto poi agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, altro tema che qui si pone come molto caldo, è quello poi dei cantieri e delle infrastrutture che possono essere appunto realizzazioni di gallerie, scavi, dighe e quant'altro. Cosa dire al termine, cioè, di questa esposizione di dati, che spero non sia stata troppo pesante, che era ovviamente complesso schematizzare e sintetizzare i dati di un intero rapporto? Beh, come riflessione finale, quella che è stata già anticipata dagli altri relatori, cioè questo è il primo rapporto in Italia sul danno ambientale. Ci dice la Commissione europea, è anche il primo rapporto in tutti i paesi europei sul danno ambientale. La finalità è appunto quella di costituire un momento di luce su un tema che è poco conosciuto, ma anche di costituire il primo passo di un percorso che attraverso un approccio condiviso tra tutti gli operatori, qui gli stakeholder che abbiamo interessato erano soggetti pubblici e privati di tutte le provenienze, e anche il pubblico che mi trovo di fronte, molti di voi li conosco perché abbiamo collaborato, vengono da realtà pubbliche, private, e proprio questa eterogeneità è l'essenza del danno ambientale. Questo nuovo orizzonte che vede, diciamo, in un approccio trasparente e condiviso la chiave di lettura, dovrà costituire, a mio avviso, la base per lo sviluppo del tema del danno ambientale. E sviluppi che io spero possano essere oggetto di valutazione nelle prossime edizioni del rapporto sul danno ambientale per gli anni futuri. Grazie. Grazie. Ringrazio la precisa esposizione e saluto anche il sottosegretario Roberto Morassù che ci ha raggiunto, lo ringrazio perché ci sta seguendo in tutte le nostre iniziative, questo per noi ovviamente è molto importante perché la varietà tra l'altro delle questioni che ha avuto, credo, non so se piacere, ma comunque l'opportunità di conoscere sono talmente tante dell'Istituto e varie, no, dal mare, dall'ambientale, dai rifiuti, insomma, che dà proprio anche un'idea di qual è la complessità oggi di un tema importante come quello ambientale, che è diventato veramente molto molto importante e diventato molto anche grande in diversi suoi aspetti. Bene, vi ringrazio e oggi continuerei nell'esposizione dando la parola alla collega Salvatore Caldara dell'ARPA Sicilia, con cui ovviamente sono in atto tutta una serie di collaborazioni, anche lui credo che abbia una presentazione, siamo, diciamo, in tempo, in perfetto orario. Mi chiedevano di precisare, e l'ho ripreciso, forse l'ho detto prima, allora noi abbiamo riportato anche nel comunicato stampa il nome di 8 casi sui famosi 30 che vengono richiamati, perché sono gli 8 casi che da un punto di vista, come posso dire, della completezza, ecco, lo dico così, dell'istruttoria, sono terminati, per cui non c'è nessun problema a non citarli. Ce ne sono altri in cui per vari motivi, o perché non sono terminati, o perché addirittura in alcuni ISPRA è coinvolta in altre, come posso dire, in altre funzioni, diciamola così, e quindi svolgiamo anche un ruolo differente, per opportunità, poiché alcuni di questi casi sono tuttora aperti da un punto di vista ovviamente giudiziario, abbiamo ritenuto che non fosse il caso, insomma, di metterli nero su bianco, anche perché poi lo scopo del rapporto non era questo. Ripeto, tantissime di queste casistiche sono nelle cronache cittadine, nelle cronache nazionali, quindi non è che sono dei segreti, tra virgolette, come dico sempre io, di Pulcinella, però noi abbiamo fatto una scelta, diciamo, più di carattere di opportunità, ecco, proprio perché come istituto siamo anche coinvolti in alcuni casi no, in situazioni anche di magari peritaglio, quindi è opportuno, insomma, che
siamo molto attenti visto la delicatezza delle questioni. Tutto qua, ci tenevo a fare questa precisazione perché se uno dice ma come avete detto 30 casi, ne dite solo 8, insomma, il motivo è questo. Prego Caldara. Grazie, intanto ringrazio il direttore Bratti per averci invitato a partecipare alla presentazione di questo rapporto e di avermi affidato diciamo, un compito decisamente importante, cioè di rappresentare quali sono le attività appunto in questo momento nell'ambito dell'SNPA relativamente appunto alla tematica del danno ambientale. Io sono andato un po' a riprendere dei vecchi dati che avevo conservato in occasione di un convegno del 2015, uno dei primi convegni sugli ecoreati, in cui ISPRA aveva già riportato una sintesi della distribuzione geografica dei casi di istruttorie che ISPRA appunto aveva fatto negli anni dal 2011 al 2014. Perché prima dell'entrata in vigore della legge 132/2016 questo tipo di istruttorie veniva svolta, diciamo, era affidata unicamente ad ISPA in precedenza AMPA o AVAT, che ovviamente si avvaleva del supporto delle agenzie regionali, tante volte diciamo, arrivavano richieste, io parlo dell'esperienza dell'agenzia che in questo momento rappresento, ma credo che sia un'esperienza comune, ovviamente venivano chieste informazioni e dati sulla situazione locale che aveva dato origine all'istruttoria, però in maniera non strutturata. Con l'entrata in vigore della legge 132/2016, invece, come è stato già in precedenza ricordato, sulla base dell'articolo 3,2 lettera D, viene appunto con l'istituzione del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione Ambientale, questo sistema viene incaricato di rappresentare la sede istituzionale dedicata proprio allo svolgimento dell'istruttoria di danno ambientale. E quindi appunto da gennaio 2017, dall'entrata in vigore della legge, il sistema si è strutturato, si sta strutturando costruendo un nuovo modello di interazione tra l'istituto e le agenzie regionali e provinciali, finalizzato proprio ad assicurare il corretto livello tecnico-scientifico di supporto per l'espletamento di questa complessa attività. E quindi in questa figura che ho tratto proprio dal rapporto viene un po' schematizzato il modello che è in fase di costruzione, cioè a partire dalle richieste che appunto pervengono dal Ministero al sistema tramite ISPRA, ISPRA con la sua rete, cioè gli operatori specialisti, attiva la rete operativa dell'SNPA che è costituita da un referente per ciascuna agenzia regionale o provinciale, per appunto l'avvio dell'iter congiunto di istruttoria. Mi è piaciuto anche riprendere il titolo del paragrafo che è stato dedicato a questo aspetto nel rapporto, che recita proprio il ruolo dell'ISPRA e dell'SNPA, la genesi di una visuale di sistema, perché proprio a partire dal gennaio 2017 questo approccio è decisamente cambiato, coinvolgendo in maniera molto più pregnante l'apporto richiesto alle agenzie regionali. Quindi le strutture di valutazione del danno ambientale prevedono un'interazione costante e continua dal punto di vista tecnico-scientifico fra istituto ed agenzie, che è un'interazione che si concretizza essenzialmente in tre aspetti: incontri per la condivisione e lo scambio di dati, eventuali sopralluoghi e attività in situ per l'acquisizione di dati aggiornati e l'elaborazione di valutazioni congiunte. Ovviamente gli incontri per la condivisione e lo scambio dei dati possono avvenire in tanti modi, cioè non necessariamente ci si incontra fisicamente per ciascun caso, la maggior parte dei contatti avviene telefonicamente o mediante delle videoconferenze, ma per agevolare questo scambio di dati sono state istituite anche delle stanze informatiche, le cosiddette stanze informatiche nell'ambito della rete operativa SNPA, sostanzialmente sono delle cartelle condivise nei server
di ISPRA che consentono appunto di caricare e scambiare tutta la documentazione necessaria alla costruzione di questa, di queste istruttorie. Nell'ambito dello scambio di queste informazioni, già nelle prime riunioni di questa rete di referenti, sono state elaborate alcune schede per la condivisione delle informazioni, schede che vengono diciamo in parte precompilate proprio da ISPRA e poi successivamente completate dalle agenzie regionali, in cui vengono sommariamente riassunte le informazioni principali di ogni singolo caso. Questa è una scheda essenzialmente relativa proprio a quello a cui accennava l'avvocato Guariniello, cioè ai casi diciamo delle preliminari, cioè volti alla verifica della possibilità del Ministero di costituirsi parte civile, e quindi vengono riassunte le informazioni relative all'incarico, quindi anche la deadline per la presentazione del rapporto al Ministero, i riferimenti al procedimento penale, la localizzazione, alcune informazioni circa le attività fonte di potenziale effetto ambientale, quindi diciamo i reati contestati nell'ambito del fascicolo che possono avere dato origine all'impatto. Poi c'è la parte relativa al al periodo diciamo in cui si sono sviluppati i fatti, e una descrizione sintetica delle attività che hanno portato alla criticità oggetto dell'istruttoria, nonché le fonti, i vettori e i potenziali bersagli. La parte finale della scheda è quella proprio che raccoglie i contributi da parte delle agenzie, in cui viene richiesto diciamo, se esistono atti relativi a interventi dell'agenzia già svolti in quel sito, quindi con sopralluoghi o attività di indagine già svolti, o se si ha conoscenza di procedimenti amministrativi, ad esempio di bonifica in corso nel sito presso le aree limitrofe, e queste possono essere accompagnate con delle note che tante volte sono proprio i documenti già predisposti dall'agenzia per attività relative a quegli eventi. Chiaramente diciamo, questa attività viene svolta in continua collaborazione, con un continuo confronto appunto tra l'agenzia e i colleghi di ISPRA. Qui ho riportato poi alcuni approfondimenti, cioè un esempio di alcuni approfondimenti che le agenzie possono fornire. Questo è un caso di un'istruttoria che abbiamo in corso, in cui a partire diciamo, da informazioni sul bacino idrografico, sulle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali o delle acque sotterranee, che poi diciamo, diventano elemento di valutazione per l'istruttoria, fino a una sorta di caratterizzazione, scusatemi il termine improprio, cioè non è nel senso che intendiamo come addetti ai lavori di solito, dell'area, quindi in cui vengono messe a sistema tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere da campioni di suolo, di acque superficiali, di acque sotterranee. Tante volte gli elementi del monitoraggio, delle reti di monitoraggio, ad esempio delle acque superficiali, non sono sufficienti per poter dare quelle evidenze che sono necessarie, quindi si provano delle tecniche di integrazione facendo campionamenti a monte e a valle dei siti di impatto per capire quali possono essere state diciamo, le differenze. Si possono fare appunto dei sopralluoghi, questo è uno stralcio di un esempio di un'attività fatta proprio in collaborazione per la verifica di minaccia di danno nell'ambito di un sito di gestione di rifiuti, fatto proprio in collaborazione con ISPRA nel 2018, e chiaramente diciamo, questo tipo di attività è un'attività tipica propria degli operatori delle agenzie regionali e provinciali, così come anche appunto quella di monitoraggio, che è fondamentale per avere diciamo, delle informazioni ante, laddove è possibile, per stabilire qual è stato l'effetto di questi impatti, e quindi si cerca di mettere a sistema le classiche tecniche di controllo e monitoraggio che costituiscono
la mission, diciamo, il core business delle agenzie ambientali, però in un'ottica integrata volta proprio alla valutazione del deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale o delle sue utilità in confronto alle condizioni originarie, che poi è, diciamo, il senso, diciamo, l'essenza della valutazione del danno ambientale. Quindi, diciamo, questo è il contributo che le agenzie adesso, diciamo, in maniera più consapevole, mi viene da dire, proprio in virtù, diciamo, dell'istituzione della rete dei referenti, di questo percorso che si è costruito, diciamo, da 2 anni a questa parte, sta portando effettivamente a questa maggiore integrazione. Questa maggiore integrazione che, come è stato anticipato, una delibera del 2 ottobre 2019 del Consiglio nazionale del sistema ha proprio formalizzato l'adozione di una procedura che regolamenta e disciplina la collaborazione nell'ambito delle istruttorie di danno ambientale tra ISPRA e agenzie regionali. Sostanzialmente, partendo proprio da una evidenza del fatto che sempre più frequentemente viene nelle richieste, diciamo, nei mandati, negli incarichi del Ministero, viene chiesto di accertare attraverso il sistema la sussistenza di un danno ambientale e o di una minaccia di danno e del rapporto causale che le attività illecite di uno o più operatori possono avere causato, effettuando anche sopralluoghi e rilievi in situ per definire specifiche misure di riparazione e prevenzione da realizzare e i relativi costi. Questo ha proprio, diciamo, portato alla individuazione di procedure condivise che assicurino da una parte omogeneità sul territorio nazionale e dall'altra anche una razionalizzazione delle risorse che ovviamente sono ahimè, limitate. E brevemente io ho riportato, diciamo, alcuni punti di questa procedura. Sostanzialmente la procedura è articolata in 4 sezioni, una riguarda le istruttorie per i procedimenti penali in fase preliminare, è stata stimata una tempistica di circa 60 giorni, quindi dal momento in cui il Ministero formalizza l'incarico all'Istituto, ISPRA compila le sezioni 1 e 2 del format, che è una versione un po' semplificata rispetto a quella che abbiamo fatto vedere prima, e che viene trasmessa entro 5 giorni all'agenzia regionale o all'agenzia provinciale. L'agenzia, tramite il referente della rete operativa, individua le strutture dell'agenzia che a livello locale e territoriale hanno competenze, diciamo, su quell'area, e che sulla base degli elementi disponibili ed eventuali accertamenti in situ consente di completare la compilazione del format, diciamo, in particolare dell'ultima sezione, della sezione 3, allegando eventuale documentazione tecnica, integrando, se è necessario, anche l'inquadramento territoriale già sviluppato nella fase preliminare. Questo completamento deve avvenire nei successivi 40 giorni e quindi l'agenzia restituisce a ISPRA il format e la documentazione tecnica allegata. Nei 60 giorni, vedete, si deve concludere il procedimento, quindi nei 15 giorni successivi ISPRA invia il documento finale al Ministero. Durante l'espletamento delle attività istruttorie di compilazione del format, ovviamente ISPRA resta a disposizione per interlocuzioni e per approfondimenti che si dovessero essere necessari, e ovviamente anche attraverso l'utilizzo delle, appunto, cosiddette stanze informatiche della rete operativa SNPA già esistenti ed utilizzate. La seconda parte, la seconda sezione di questa procedura è relativa invece alle istruttorie in fase di giudizio o quelle extragiudiziarie. Qui, diciamo, sostanzialmente l'iter è analogo, adesso non ve lo descrivo nel dettaglio, cambia essenzialmente un po' la tempistica, perché i tempi, diciamo, non sono dettati dalla scadenza della prima udienza dibattimentale, ma, diciamo, dai termini processuali, e quindi le tempistiche vengono opportunamente calibrate e valutate congiuntamente tra ISPRA e l'agenzia regionale per poter arrivare al risultato finale in tempi utili. Ovviamente in questo caso non ci si limita, diciamo, alla compilazione di un format, diciamo, di una scheda sintetica seppur integrata da documentazione aggiuntiva, ma chiaramente è richiesta una elaborazione, un approfondimento maggiore. Quindi in questo caso
le informazioni e tante volte anche eventuali sopralluoghi possono essere maggiormente necessari. La terza sezione di queste linee guida prevede la costituzione di una banca dati del sistema in materia di danno ambientale, che sostanzialmente, prevedendo anche di raccogliere già a monte i dati delle attività tipiche di controllo e monitoraggio delle agenzie regionali in un'ottica utile, finalizzata proprio a poterle rendere disponibili con le finalità della valutazione in materia di danno ambientale, consentirà di fatto, diciamo, anche una razionalizzazione delle risorse. Infine, una quarta sezione, a mio avviso particolarmente importante, riguarda proprio la previsione di una specifica attività di formazione in materia di danno ambientale, diciamo, di cui si dovrà fare carico ISPRA, ma di questo siamo, diciamo, sicuramente ben contenti i colleghi di trasferire, diciamo, questo know-how alle agenzie, proprio per portare, diciamo, il livello di competenza di tutto il sistema a un livello, diciamo, tale da consentire istruttorie omogenee a livello nazionale. In quest'ottica, ovviamente, anche lo sviluppo e la predisposizione di strumenti tecnici, apposite linee guida, potrà sicuramente portare a questo tipo di risultato. Un'altra attività che il sistema sta facendo, proprio recentissimo, c'è un ultimo scambio di mail con i colleghi di ISPRA, è quello relativo ai LEPTA, alla definizione di un livello essenziale di protezione ambientale specifico proprio per il danno ambientale. Quindi anche su questo si sta lavorando, però, diciamo, non ho molto da presentarvi perché siamo in una fase assolutamente embrionale. Questa, diciamo, era l'ultima slide. Vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio ancora, diciamo, ISPRA per averci coinvolto in questa bella esperienza. Grazie. 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 Siamo al terzo anno, chiederei al Giuseppe Battarino di Lori Furlanetto, Caterina Mancuso, il professor Mossaletto, che ringrazio per averci dato l'invito, Lisa Chiaraccio, ovviamente ringrazio tutti. E porto anche saluti, mi sono dedicato all'inizio, del presidente Stefano Laporta, che è impegnato a Bruxelles sul tema nucleare e quindi non è potuto essere qui con noi. Quindi io cedo armi e bagagli, pregherei appunto a chi è in sala di intervenire. Sono tutti, non lo so. Sì, ci siamo, sì, ci siamo. Prego, prego. Grazie. Bravo, le disposti. Vieni. No, scusami, Elisa Casari, non siamo lì. Perché hai il computer? Allora, buongiorno, noi cercheremo di mantenere il perfetto orario. Coordino questa tavola rotonda di cui vi presento rapidamente i partecipanti, un panel di esperti di assoluto livello che comprende, ve li dico nell'ordine in cui interverranno, in cui abbiamo concordato gli interventi. Ugo Salanitro, professore ordinario di istituzione di diritto privato nel corso di laurea in giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, inutile citare il profluvio di opere giuridiche e scientifiche del professor Salanitro, che ha anche partecipato a una serie di progetti di ricerca estremamente rilevanti in sede nazionale ed europea in materia di diritto ambientale e di ambiente in genere, oltre che in altre materie di ambito civilistico. A seguire interverrà Lisa Casali, che è manager responsabile di Pool Ambiente, che è un consorzio di cori assicurazione che riunisce 22 compagnie assicurative italiane e che ha un'esperienza pluridecennale, poi ce lo dirà Lisa Casali, nell'ambito delle polizze per danni ambientali e i relativi sinistri.
Lori Forlanetto è avvocato ed è soprattutto in questa sede qui come responsabile dei centri di azione giuridica di Legambiente. E Caterina Mancusi è una giurista ambientale che si occupa di modelli di politica industriale, di politica di sviluppo sostenibile nell'area politiche industriali del settore ambiente di Confindustria. Questo è il panel degli esperti, quindi comprendete come saranno in grado di mettere a frutto il lavoro che è stato sinora svolto. Io mi limito a dire due parole di introduzione, dicendo che sul tema che abbiamo affrontato stamattina a me pare di poter dire che viviamo una sorta di doppia stratificazione, una di norme e una di soggetti. Per quanto riguarda le norme, noi siamo a oltre 30 anni dall'isolamento giuridico del danno ambientale nell'ambito delle voci di danno e della ricostruzione giuridica di questo fenomeno e di questo fatto insieme. Abbiamo una stratificazione di una complessa legislazione ambientale, da ultimo più volte evocata questa mattina, quella delle norme in materia di delitti contro l'ambiente, la legge 68 del 2015. Abbiamo delle norme sovranazionali, inutile dirlo in questa sede perché proprio di questo stiamo parlando, dell'applicazione in Italia di una normativa sovranazionale. Abbiamo la stratificazione in termini normativi di una idea di amministrazione attiva e di livelli di governo della complessità della risposta agli eventi ambientalmente dannosi che tutti conosciamo. Anche qui è stata evocata ed è molto opportunamente riportata all'interno del rapporto il tema della intersezione tra le questioni di danno ambientale e le questioni in materia di bonifiche, che sono estremamente rilevanti proprio dal punto di vista di un complesso normativo che accompagna delle vicende che nei fatti si possono sovrapporre. Abbiamo poi, e anche questo è stato oggetto di riflessione nel corso della mattinata, l'emergere di un diritto penale che paradossalmente chiede a chi è coinvolto nei procedimenti penali non soltanto di patire una sanzione, ma anche di fare qualche cosa. Questa è una novità dal punto di vista dottrinale estremamente rilevante, di cui tutti gli attori credo si debbano rendere conto e debbano tenere conto. Qualche studioso parla di diritto penale in funzione ripristinatoria. Io, approfittando dell'occasione di un convegno, penso che al direttore Bratti faccia piacere che si citi Ferrara, all'Università di Ferrara, al quale anche lui partecipava e nel quale ci siamo incontrati con il professor Salanitra, anche con la dottoressa Mancusi, personalmente arrivo a parlare di un diritto penale restitutorio, proprio nel senso di tradizione latina di restitutio in integrum, quindi con un'intersezione del tutto imprevista tra campi diversi, che però molto concretamente riguarda gli attori, riguarda tutti coloro che devono intervenire. Una sovrapposizione di soggetti, abbiamo detto in termini di amministrazione attiva e di intervento sui fenomeni. Io qui riparto dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, del quale prima e soprattutto dopo la legge 132 del 2016 io mi dichiaro tifoso in termini quasi sportivi, nel senso che mi piace vedere, oltre che per un fatto di relazioni personali, anche per un fatto di quadro normativo, mi piace vedere il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale aggressivamente presente nella materia della tutela dell'ambiente. Ecco, e da tifoso vorrei una squadra sempre all'attacco, una squadra che segnasse qualche gol, ma mi sembra che anche stamattina, insomma, una palla in rete il sistema e Ispra l'abbiano messa. Nella lettura del rapporto ci sono delle cose estremamente interessanti da questo punto di vista. Traggo dalla prefazione del direttore Bratti il passaggio sui margini di miglioramento della disciplina normativa. Sicuramente sì, ma sicuramente a norma vigente ci sono degli spazi che proprio il rapporto dimostra che possono essere attivati. Evidentemente di questo
parleranno gli interlocutori nella tavola rotonda, abbiamo previsto un primo intervento un pochino più ampio e poi un secondo giro nel quale ci si potrà confrontare. Colgo soltanto dei molti aspetti interessanti delle relazioni che abbiamo sentito stamattina, evidentemente in primo luogo quelle di Diana Ponte e Antonio Guariniello, che ci hanno illustrato i presupposti dello sviluppo del rapporto. Colgo invece un passaggio pratico che, come giurista pratico, mi è sembrato particolarmente interessante nella relazione di Salvatore Caldara, il parallelismo che si coglie tra è stato visto, questo nella pratica penso che sia rilevante, tra l'istruttoria del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale collocata nell'ambito dell'intervento in materia di danno ambientale e le fasi processuali. Credo che sia una questione di tutta evidenza. In tutto ciò c'è un attore fondamentale e un terminale finale, che è il Ministero dell'Ambiente, che ha la competenza diretta e specifica in materia di danno ambientale. Ci è mancato stamattina un pezzo di ragionamento che era quello della mia collega Cristina Mazzoccolo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente. Al di là di questo segmento mancante, penso che da questo punto di vista la valorizzazione anche in termini operativi e di competenze di questo terminale finale sia fondamentale. Detto questo, passo senz'altro la parola al professor Salanitro. Grazie. Grazie Presidente. Innanzitutto grazie all'ISPRA per questo invito, per avermi dato occasione di studiare questo testo, questo rapporto che mi ha colpito. E mi ha colpito favorevolmente soprattutto per un profilo che, diciamo, al di là degli altri aspetti apprezzabili, è quello che denota una qualità dell'ente e dell'organizzazione nel suo complesso in questo tipo di attività, vale a dire l'uso appropriato delle categorie di riparazione dell'ambiente, ivi comprese quelle categorie quali la riparazione complementare e la riparazione compensativa, che non appartenevano alla cultura giuridica italiana sia dal punto di vista giudiziario che dal punto di vista amministrativo. Si tratta di categorie estranee alla logica della legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente dell'articolo 18, si tratta di categorie estranee alla logica del codice civile, si tratta di categorie estranee alle logiche tipiche delle sanzioni amministrative ripristinatorie. Ci troviamo di fronte, come già è stato esposto dall'avvocato Guariniello, di fronte ad una categoria atipica in cui si risarcisce per equivalente, si risarcisce il danno con una forma di risarcimento specifico per equivalente, quindi in cui c'è questa doppia condizione. Ed in particolare per la riparazione di tipo compensativo, l'idea che si risarcisca la collettività per le perdite temporanee subite attraverso l'introduzione di nuove risorse ambientali aggiuntive è un'idea propria della direttiva rivoluzionaria ed è un'idea che ho sempre dubitato che potesse essere recepita dagli organismi amministrativi italiani. Quindi mi fa un gran piacere aver trovato, come dire, una smentita dei miei timori in questo report, che invece individua in maniera puntuale e attraverso una serie di esemplificazioni tali da far comprendere che in realtà non si tratta di mere clausole di stile, di mere riproduzione della direttiva, ma si tratta di uno strumento operativo che è stato utilizzato ed è stato compreso e utilizzato nella sua pienezza.
Quindi per questo non posso che fare i complimenti, diciamo, all'organizzazione che mi ha invitato, ma non per una questione di, come dire, legata al fatto che mi abbia invitato, ma perché veramente sono convinto che si è trattato di un processo di acquisizione culturale che non era facile prevedere, di cui non era facile prevedere l'esito positivo. In questa tavola rotonda credo che mi spetta un po' il ruolo di giurista esperto della tematica che affronta qualche tema. Non è però questo la sede per una relazione scientifica in senso proprio, e del resto molti punti chiave della disciplina, a parte che mi trovo di fronte a un uditorio qualificato, ma molti punti chiave della disciplina sono stati già anticipati nelle relazioni dell'avvocata Ponte e dell'avvocato Guarinello. Quindi da questo punto di vista il mio ruolo, come dire, in qualche modo è semplificato e mi limito a qualche accenno che potrebbe essere rilevante per la comprensione di quei problemi che sono in qualche modo emersi dal report e dal dibattito. Ad esempio, la significatività del danno. Sulla significatività del danno io mi limiterei ad un accenno, un tema di cui abbiamo parlato a Ferrara, quindi però l'uditorio è diverso, mi sembra opportuno dire qualcosa. Il tema della significatività del danno risale agli studi dell'OECD che derivano già dagli anni 70 e 80 e si muovono in una logica legata all'idea che il danno ambientale, la disciplina del danno ambientale, dovrebbe servire ad internalizzare anche i danni residuali consentiti dalla legge. Quindi nasce nell'ambito della logica propria dell'inquinamento continuo, in cui tutte le autorizzazioni prevedono un permesso, un inquinamento permesso, prevedono delle emissioni consentite. Nell'ambito di questo discorso, gli studiosi dell'OSD si ponevano il problema: questo danno va internalizzato? E la risposta era tendenzialmente sì, ma va internalizzato sempre? No, va internalizzato solo se è particolarmente significativo. Ma stiamo parlando di un danno derivante da attività e da specifiche emissioni consentite, da emissioni consentite, le emissioni residuali. Quindi da questo punto di vista danno significativo va inteso in senso restrittivo, cioè il danno significativo non è il danno grave, ma è un danno, come dire, che fuoriesce dal danno conseguente delle normali condizioni operative in cui opera il soggetto industriale. Poiché in Italia è stata introdotta l'esimente dell'autorizzazione, della permit defense, ma su questo ritorno, questo danno significativo in realtà potrebbe essere considerato irrilevante dal nostro punto di vista, ma non lo è, perché la direttiva ha recepito quest'idea di danno significativo sia per le attività consentite, sia per le emissioni consentite che per le emissioni non consentite. Quindi anche le emissioni non consentite vanno risarcite se superano, ad esempio emissioni da incidente, se superano il livello normale delle emissioni secondo le condizioni operative usuali. Un punto, se vogliamo un punto di critica, ma giusto un punto di un'osservazione minima rispetto a quanto c'è nel report. Ricordiamoci che la permit defense, che la difesa, l'esimente da autorizzazione, non riguarda l'autorizzazione all'attività, ma riguarda l'autorizzazione all'evento o all'emissione. Questo significa che l'attività autorizzata non è di per sé un esimente, e neanche lo è in relazione a un'eventuale
a un'eventuale dimostrazione di mancanza di colpa, ma quello che diventa lessimente è l'esistenza di una specifica emissione autorizzata, cioè se il danno è conseguente ad una emissione autorizzata o ad uno specifico evento autorizzato, in questo caso allora si può parlare di esimente e si dovrà valutare l'esistenza della colpa. Questo è un passaggio importante perché tendenzialmente nella cultura giuridica, nella nostra cultura giuridica si tende a confondere, a sovrapporre questi due concetti di attività autorizzata e di specifico evento autorizzato. In relazione al nesso causale va ricordato che è vero che dal punto di vista del diritto penale noi abbiamo uno specifico criterio, ma che qui in questo e che quindi questo specifico criterio finisce per riflettersi in tutte le vicende in cui il danno ambientale avviene in sede penale, ma dobbiamo ricordarci che la disciplina del danno ambientale è una disciplina generale che dovrebbe quindi essere supportato da un nesso di causalità di tipo civilistico, quindi molto più facile da dimostrare e dimostrabile anche attraverso presunzioni. Quindi da questo punto di vista ci troviamo di fronte ad un passaggio che in qualche modo dovrebbe essere valutato. È chiaro che io mi sto rivolgendo a dei tecnici che si occupano d'altro, non si occupano degli aspetti prettamente giuridici, ma che non possono non tenere conto di quelli che sono gli aspetti giuridici, perché questi fanno in qualche modo parte dell'ambito all'interno del quale lavorano. Un ultimo punto che vorrei trattare, perché in qualche modo è sollecitato dal report, non so i tempi quali sono, sollecitato dal report, è la nozione di ambiente. Perché nel report si dà una nozione di ambiente legata alla regola dell'articolo 300,1, quindi in senso restrittivo, però poi abbiamo visto nella casistica, che lo stesso report riporta, che la nozione di ambiente è nel nostro ordinamento, secondo la nostra giurisprudenza, molto più ampia. Si può discutere, io tendenzialmente ho sempre sostenuto la soluzione restrittiva, sostenendo però al contempo che quella soluzione restrittiva è una soluzione che potrebbe essere, trattandosi di un tema che ha una specularità civilistica, perché è vero che si può agire attraverso procedimenti amministrativi, ma pur sempre procedimenti amministrativi riproduttivi di una norma civile, ho sempre sostenuto l'idea che si tratta di una disciplina estensibile analogicamente a valori collaterali, a valori di rilevanza collettiva, estendendo quindi in tal modo la nozione di ambiente. Devo però segnalare che la giurisprudenza, e sono anche sentenze citate nel report, in particolare la 8662 del 2017, lo dice espressamente, sostiene che la nozione di ambiente di cui al codice dell'ambiente è la medesima nozione che si aveva nell'articolo 18. E quindi questo significa una nozione estensiva, secondo la giurisprudenza, della definizione di ambiente. Io mi fermerei qua, eventualmente in sede poi di repliche andrei ad individuare qualche altro elemento. L'unico punto su cui forse si potrebbe fare un ulteriore passaggio è quello che non ho trovato in questo report e che quindi probabilmente corrisponde ad una mancanza di un'attività amministrativa, quantomeno nelle categorizzazioni autonoma, il procedimento ingiuntivo. Ecco, il procedimento ingiuntivo non ho potuto avere riscontro dell'esistenza di questi procedimenti ingiuntivi, e segnalo che il procedimento ingiuntivo nel nostro ordinamento non è regola, è una regola
come dire, autoctona, una regola originata nel nostro ordinamento, ma è una regola autoctona che sostituisce la garanzia che è prevista nella direttiva comunitaria ogni qualvolta si inizia una procedura di danno ambientale. Questa garanzia non è mai stata recepita a livello legislativo, ed è stato piuttosto organizzato, forse inconsapevolmente, una procedura autonoma, che appunto è la procedura ingiuntiva. Ora, la mancata applicazione di queste procedure ingiuntive quindi finisce per essere una violazione della direttiva comunitaria nella prassi, la mancata applicazione nella prassi di questa direttiva. Questo credo che sia un qualcosa che va segnalato, non so se gli interlocutori sono presenti, cioè non so se è un problema dell'ISPRA o è un problema piuttosto del Ministero dell'Ambiente. Grazie alla professor Salanitro. Io, in attesa che forse Lisa Casali ha delle slide da proiettare, allora, in attesa che avvii la presentazione di Lisa Casali, faccio semplicemente una cucitura osservando come la ricostruzione dottrinale delle categorie di cui il professor Salanitro è evidentemente maestro poi si deve confrontare con una ricostruzione giurisprudenziale sul campo di queste categorie, ma siamo in questa sede non casualmente per confrontarci con chi poi attua queste categorie giuridiche sul campo e con le sue competenze. Prego. Grazie. Innanzitutto grazie mille per questo invito, è la prima volta che ho la possibilità di parlare di tematiche assicurative in un contesto come questo, quindi veramente una bellissima opportunità. Vi porto un punto di vista che sulla situazione attuale, anche sui dati che ci avete presentato, che in parte parla di quello che è il mercato assicurativo, anche l'assicurativo di oggi. Il pool appunto è un consorzio che esiste da 40 anni, fondato dopo il disastro di Seveso, riunisce oggi 22 compagnie di assicurazione e riassicurazione. Quello che vi dico che faccio nel mio quotidiano è quantificare, calcolare il rischio che un'impresa italiana, dall'azienda vinicola alla raffineria, possa causare un danno all'ambiente. Quindi qual è il rischio che un vecchio serbatoio possa rompersi, qual è il rischio che una tubatura possa spaccarsi, che un serbatoio fuori terra per corrosione o per altri motivi possa avere una fuoriuscita. Questo è il mio lavoro quotidiano, così come gestire i sinistri di tutte le compagnie che aderiscono al pool e gestirli in maniera centralizzata. Quindi capite che insomma c'è un po' di esperienza del consorzio rispetto ai casi di danno all'ambiente. Diciamo in senso lato, ovviamente non lavoriamo solo con la parte sesta, ma la maggior parte dei casi che gestiamo spesso e volentieri ricadono nella normativa sulle bonifiche. Un po' anche in virtù di quella che è stata l'esperienza del pool, ma quella che è la mia percezione è che in realtà la normativa che abbiamo in Italia, mettendo insieme danno ambientale, la parte sesta, la parte sulle bonifiche, ecoreati, ovviamente responsabilità civile, fa sì che sia una norma severa, una norma che riesce a essere anche efficace. In particolare la parte sulle bonifiche, il fatto di avere dei limiti tabellari, rende molto efficace l'applicazione, quindi il fatto che si instauri un obbligo per l'azienda di autodenunciarsi e procedere con determinati interventi. Cosa c'è dall'altro lato? Sì, abbiamo una normativa severa, punitiva, ma sulla prevenzione, e quando parlo di prevenzione non mi riferisco alle misure di prevenzione quando c'è una minaccia di danno, ma a quello che si fa prima che si verifichi l'evento. Appunto, cosa si fa a livello di manutenzione e di controlli? Certamente normative come l'AIA, la Seveso, impongono dei controlli e chi va a fare questi controlli impone anche ulteriori prescrizioni, ma sta di fatto che non abbiamo a livello nazionale degli obblighi puntuali, ad esempio, che agiscano sulle sorgenti, le sorgenti più frequenti. Nella nostra esperienza del pool, sono appunto più di 2000 casi che abbiamo gestito in questi anni, la causa più frequente di contaminazione della falda, ad esempio, sono i serbatoi interrati.
E il motivo per cui i serbatoi interrati si bucano e cominciano a contaminare la falda è mancanza di manutenzione. Questo, devo dire, è un vuoto normativo che abbiamo in Italia, c'è anche in altri paesi, e che ha ovviamente porta delle conseguenze. Dall'altra parte abbiamo invece un mercato assicurativo estremamente sviluppato. Proprio il dottor Salanitro ha contribuito a creare un rapporto che è stato presentato 2 giorni fa a Bruxelles alla Direzione Generale per l'Ambiente, io ero anche lì ad ascoltare, ed emerge che l'Italia è uno dei paesi più attivi. Ci sono più di 21 compagnie d'assicurazione che offrono prodotti dedicati per i danni all'ambiente, prodotti che in alcuni casi coprono tutti gli obblighi previsti dalla parte sesta, anche quando non c'è inquinamento, ma c'è comunque deterioramento, ad esempio, di una specie o un habitat naturale. Quindi abbiamo prodotti ampi, offerti, i costi delle polizze sono solitamente molto bassi, c'è molta competizione e poca domanda. Quindi parliamo dell'ordine di poche migliaia di euro, o nei casi ovviamente di a minor rischio, di poche centinaia di euro per acquistare una polizza dedicata per i danni all'ambiente. Però la domanda, vi garantisco, è estremamente bassa, probabilmente per una scarsa consapevolezza delle imprese su che cosa rischiano, cioè quali sono le conseguenze. E certamente il lavoro di ISPRA che oggi ci avete presentato può essere un primo strumento per sensibilizzare le imprese. Credo che sarebbe ancora più efficace, magari in un futuro, abbinare questi numeri, queste prime statistiche, anche a quanto costa, perché sappiamo essere comunque un dato che per chi poi amministra le aziende e per chi fa i conti, sapere, ok, questo tipo di attività può causare un danno e queste sono le conseguenze, ma quanto costa ripristinare il terreno, la falda, un corpo idrico superficiale, un'area verde naturale protetta? Oggi penso che sia il fatto che non si sa quanto costa, o si sa in maniera un po' spot, possa essere un elemento per cui da parte delle aziende c'è una difficoltà a capire effettivamente che cosa rischio. È un rischio che è molto diverso, non so, quando io assicuro la polizza auto so che cosa rischio, se ad esempio mi rubano la macchina o se la macchina ha un problema, ma quando parliamo di risorse naturali è molto più complicato. Noi un po' di esperienza ce l'abbiamo, un po' di statistiche le abbiamo, ma è comunque difficile, ad esempio, quantificare quanto può costare un ripristino di un'area protetta, perché i casi sono pochi, forse alcuni sono ancora troppo giovani per poter comunicare e diffondere questi dati. E un'altra domanda che mi è venuta ascoltando il report di oggi è stata: di tutti questi casi che ISPRA sta gestendo, in quanti casi l'azienda aveva una polizza dedicata per i danni all'ambiente o una garanzia finanziaria a tutela dell'ente, della regione, visto che in Italia non c'è alcun obbligo in tal senso? E temo che la risposta sia molto pochi. Non abbiamo dati ufficiali a livello nazionale, ma posso dirvi che forse l'1% delle aziende con un rischio ambientale ha effettivamente una copertura assicurativa. Questa era un po' una premessa per arrivare in realtà a qualche proposta concreta. Credo che per una tutela efficace dell'ambiente ci siano sicuramente due step fondamentali. Prima di occuparsi di temi come miglioramento delle performance, cambiamenti climatici, che certamente non sono oggetto della nostra discussione di oggi, ma che sono temi assolutamente d'attualità e centrali e su cui le aziende stanno investendo moltissimo. Investimenti che danno un immediato riscontro da parte dei consumatori, da parte dei propri clienti, ma che poco hanno a che fare con la tutela delle risorse naturali. Ed è in particolare il tema della prevenzione dei danni all'ambiente, su cui bisogna ragionare, e anche su come rendere efficace il principio che inquina paga. Perché se un'azienda che si sente responsabile della distruzione di un habitat, della contaminazione di una falda, non ha i soldi poi per poter far fronte a queste spese, certamente questo fa un po' decadere la validità del principio. È un insieme di tutte queste iniziative che fa sì che ci sia una tutela efficace dell'ambiente, ma soprattutto delle giuste priorità, e credo che questo schema di priorità possa essere valido per chi amministra il territorio così come per chi gestisce un'impresa. E alla base di una tutela dell'ambiente, di un'efficace politica ambientale,
penso che non si possa prescindere da un'efficace prevenzione dei danni all'ambiente. Pensate che questo è un tema oggi appunto su cui non ci sono obblighi ed è un tema anche per cui per un'azienda è difficile avere un riscontro. Se un'azienda ha poco budget e deve scegliere tra fare una manutenzione a un serbatoio che non è obbligata a fare o investire in altre cose che può essere un'iniziativa che riduce l'emissione di CO2, sicuramente investirà su un'iniziativa che dà un ritorno, mentre la priorità deve essere sicuramente quello che tutela l'acqua, il terreno, le risorse naturali, che sono certamente non meno importanti, ma sono prioritarie, sono per certi versi anche un'emergenza. E per quanto sia efficace una normativa come la parte sesta, nulla è più efficace di prevenire che si verifichi quell'evento, perché sappiamo che comunque gli interventi di ripristino, per quanto efficaci, richiedono tantissimi anni e non solo le persone, ma anche le specie, quindi tutti gli elementi coinvolti, tutte le risorse coinvolte nel danno, di fatto il danno permane per tantissimi anni e non sempre si riesce a riportare le risorse alle condizioni antevento. Quindi la prevenzione credo che sia un po' un punto debole oggi, non solo in Italia, certamente anche a livello europeo, qualcosa su cui bisognerebbe intervenire di più e sicuramente parlare anche di una parte. Sulla prevenzione si possono fare molte cose, una strada credo molto efficace sarebbe l'introduzione di qualche obbligo. Qualche anno fa comparse un bellissimo decreto che imponeva dei controlli sui serbatoi interrati, soprattutto quelli monoparete, con un'età magari che ha superato 10 anni, dove la probabilità di forature, di rotture è estremamente elevata, ma poi purtroppo è scomparso. Ma già un decreto sui serbatoi potrebbe portare dei risultati davvero importanti. Oppure si può fare una strada, facendo una strada di incentivi. Noi come pool, insieme a tanti esperti, esperti insomma, a livello nazionale sui rischi ambientali, stiamo pensando a una strada di questo tipo, ma certamente è una strada su base volontaria che incentiva le imprese ad adottare uno standard, dei criteri per gestire efficacemente i rischi. Ma è qualcosa, ovviamente, insomma, all'inizio, un po' in salita. Un'altra cosa potrebbe essere anche abbinare uno standard a un rating pubblico, rendere pubblico, quindi per gli enti, per le banche, qual è l'effettiva situazione dell'impresa rispetto ai rischi ambientali, cosa si sta facendo, si sta efficacemente prevenendo il danno all'ambiente, sì o no. Altre iniziative si possono immaginare invece per quanto riguarda la solidità dell'azienda, quindi evitare il rischio di insolvenza, fare sì che l'impresa abbia messo da parte fondi sufficienti per far fronte alle spese di ripristino, alle spese di bonifica. Una proposta può essere, ad esempio, quella di introdurre o una polizza assicurativa obbligatoria o altri tipi di garanzie finanziarie che possono essere fideiussioni bancarie, assicurative o anche fondi privati da parte dell'impresa. Certamente non posso parlare a nome dei colleghi delle fideiussioni, so che queste tre strade comunque sono già state messe in pratica ad esempio dalla Spagna, che ha introdotto questo obbligo alcuni anni fa e che lo sta diciamo portando avanti in maniera progressiva. A proposito delle polizze, sicuramente la cosa importante è che siano polizze che coprano tutto il danno all'ambiente, tutti quelli che sono gli obblighi previsti dalla parte sesta, così come dalla parte sulle bonifiche. Anche la parte di danni a terzi può essere una componente di queste garanzie. Ci capiamo. E una proposta, se volete, anche un po' semplicistica, per definire i massimali, piuttosto che applicare dei modelli molto complicati, e so che i colleghi di Ispra come noi hanno testato questi modelli che oggi si stanno sperimentando in Europa facendo questo tipo di ragionamenti, io ritengo che sarebbe più semplice e forse più efficace definire dei massimali sufficientemente capienti per coprire la maggior parte dei casi e magari strutturati semplicemente per tipologia di attività. È una prima proposta, è qualcosa su cui poi ragionare. E certamente affidarsi anche alle compagnie che sono attrezzate per farlo, per fare controlli regolari e puntuali sulle aziende, andando proprio ad agire a livello di possibili sorgenti. Tutto questo potrebbe avere ovviamente grandissimi benefici a tutela delle risorse naturali, del terreno, delle acque, ovviamente,
degli enti che non si troverebbero costretti a dover sostenere tali spese in caso di insolvenza del responsabile, cittadini, ovviamente qui parliamo anche di tutela di cittadini che non devono convivere con falde contaminate o situazioni dove non si sa cosa succederà, bonifiche che rimangono pendenti o ripristini anche, che rimangono pendenti per anni perché mancano i fondi per farlo, e certamente anche l'economia locale. Aiutare le imprese a diventare più virtuose e premiare anche chi diventa più virtuoso, chi previene efficacemente i danni all'ambiente, chi si dota di strumenti assicurativi adeguati, è un'azienda comunque, oltre ad essere virtuosa, è anche più solida, è minore il rischio di fallimenti, di anche perdita di posti di lavoro, ed è una garanzia anche di maggiore solidità. Questa piramide, insomma, spero che nel suo piccolo possa essere un primo seme da coltivare, qualcosa magari su cui ragionare, quindi parlo alle imprese, parlo anche alle ARPA, che insomma, so essere numerose le istituzioni che oggi sono qua. Ripensare un attimo, mi piacerebbe che questo messaggio arrivasse ovviamente anche ai politici, al governo, per le politiche del territorio. Sono tanto importanti i cambiamenti climatici, economia circolare, la nuova certificazione Made in Italy che ancora non è entrata nel vivo, ma credo che siano ancora più prioritari e urgenti interventi su questo tipo di temi. Grazie. Grazie Elisa Casali anche per averci in realtà dato argomenti che estendono l'oggetto specifico di questa tavola rotonda. Devo dire che sul tema delle fideiussioni la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, il cui Presidente Stefano Vignaroli ci ha raggiunto e poi interverrà credo al termine di questa sessione, sta svolgendo, e da quale io sono magistrato collaboratore, sta svolgendo un'inchiesta specifica che penso darà risultati diciamo interessanti. Siamo in corso di lavoro, ma i risultati saranno interessanti. Un altro punto di vista che sentiamo ora è quello di Lori Forlonetto. Volevo ringraziare l'ISPRA per avermi invitato e per aver permesso all'associazione che rappresento di diciamo così, esprimere il suo punto di vista. Il punto di vista che oggi quindi porterò è proprio quello dell'associazione ambientalista, nonostante la mia professione sia poi quella che mi porta a essere il braccio giudiziario della stessa. Quindi capisco i ragionamenti del professor Salinitro e vedo assolutamente il problema che c'è nel affidare la tutela dell'ambiente alle azioni giudiziarie. Parlare della normativa europea sul danno ambientale non può che avere per l'associazione degli aspetti positivi, nel senso che ha obbligato la legislazione italiana, che pure aveva diciamo per prima cominciato a considerare l'ambiente come un soggetto a sé stante. Ricordiamo che inizialmente c'erano le persone e gli animali. L'ambiente in senso complessivo non era mai stato considerato dalla nostra legislazione. Soprattutto interessante e importante la normativa europea perché ci porta a considerare l'aspetto diciamo, di risarcimento all'ambiente come un aspetto ripristinatorio e restitutorio. Tra l'altro ha consentito, e qui diciamo qualche piccolo contributo l'abbiamo dato anche noi come associazione, a sensibilizzare l'opinione pubblica. Il fatto di parlare dell'ambiente, di parlare dei problemi dell'ambiente, di considerare l'ambiente non come una fonte inesauribile e che comunque poteva essere risarcito economicamente e non con funzione ripristinatoria è il grandissimo merito della normativa europea che noi abbiamo incamerato, che noi abbiamo sviluppato. Allora, le conseguenze, il bilancio. Il bilancio è assolutamente positivo anche alla luce del,
perché diciamo così sviluppa ed evidenzia che è cambiata assolutamente la consapevolezza delle persone. Questa è la cosa che si evince dai risultati dello stesso rapporto che oggi ci è stato illustrato, perché si vede che attori sono per la prima volta non solo i tutori delle forze dell'ordine, la magistratura o altro, ma sono gli stessi cittadini e per la prima volta anche le aziende. Le aziende che sanno bene, proprio in virtù della sensibilizzazione che c'è stata a livello dell'opinione pubblica, dell'importanza che ha anche per il loro sviluppo, diciamo, economico e di immagine, di non deteriorare ulteriormente, perché penso che i danni ne sono stati già fatti abbastanza, questo bene così, così prezioso. E, un esempio è proprio sotto gli occhi di tutti per quello che riguarda la collaborazione da parte delle aziende. Per esempio mi viene in mente la vicenda di Costa. Per la prima volta in tempi, diciamo, relativamente brevi, a una sentenza dell'autorità giudiziaria si è affiancata l'aspetto di risarcimento del danno, di restituzione all'ambiente di quello che era stato tolto a causa del notissimo incidente che noi tutti conosciamo. Quindi qui c'è stato proprio l'interesse, al di là della condanna penale, al di là degli obblighi, ma per la prima volta abbiamo avuto una restituzione di quanto era stato in qualche modo tolto. Perché, diciamolo anche chiaramente, c'è stato un momento in cui i risultati non ci sono stati. Per esempio Marghera, le richieste fatte dal Ministero dell'Ambiente all'epoca di 30.000 miliardi di euro erano delle cifre assolutamente inimmaginabili e inottenibili, diciamo. Le richieste devono essere in qualche maniera riportate alla realtà e non a semplicemente fare cassa. Nel momento in cui nelle condanne e nei procedimenti si arriva sotto la supervisione dell'ISPRA, sotto diciamo, la sorveglianza delle autorità proposte, a far sì che chi inquina paga, che è il vero problema della nostra normativa, cioè rendere effettiva la punibilità dei fatti. Ora, non è che noi siamo contrari al regime sanzionatorio, la legge sugli ecoreati che è stata approvata è stata frutto di 15 anni di lotta dell'associazione e anche qui poi ci sono state moltissime disquisizioni sulla parola abusivamente, come diceva il professor Salinitro, abusivamente al di fuori della concessione, ma allora c'era un inquinamento consentito o no. Ovviamente nei regimi delle autorizzazioni una qualche deroga, una qualche concessione viene fatta. Ma il principio che il meglio è peggio del bene, cioè bisogna cercare di ottenere dei risultati validi, dei risultati che siano sentiti, come concreti dai cittadini, è un aspetto che assolutamente deve essere valutato. Tant'è vero che proprio nella legge sugli ecoreati c'è tutto un capitolo, c'è tutta una parte che sostanzialmente premia, in regime quasi premiale per i reati minori, nel momento in cui l'azienda o l'inquinatore si rende tante parte diligente nell'eliminare le emissioni dannose, il danno che ha causato, e quindi ha un premio, diciamo così, sotto il punto di vista sanzionatorio. L'interesse che noi perseguiamo è quello di preservare l'ambiente, non di ottenere delle condanne esemplari. E quindi ben venga anche la proposta fatta dal collega che mi ha partecipato, il fatto di prevedere, il fatto di
incorrere in situazioni che lo costringerebbero ad esporsi e a quindi prepararsi anche attraverso una polizza è un aspetto interessante che dovrebbe, secondo me, essere valutato. La collaborazione, il fatto di sentire l'ambiente come una cosa propria, è quello che secondo noi premia, la sensibilizzazione deve continuare, il lavoro dell'ISPRA sotto questo punto di vista è preziosissimo e stiamo andando nella direzione giusta. Grazie. Ringrazio davvero Lori Furlanetto che ci ha detto una cosa, provo a sintetizzarla in questo modo, che gli istituti giuridici si muovono necessariamente in un contesto culturale e politico. Credo che questa sia una consapevolezza che noi giuristi abbiamo maturato, ma che in qualche modo tu ci hai ricordato. Mi piace anche che sia stato citato il caso della Costa Concordia, che noi con la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie nella scorsa legislatura abbiamo affrontato, rilevando come in quel caso 2 anni di lavoro per lo smantellamento definitivo di quel relitto non hanno portato a una sola violazione ambientale, il che significa che quando sono in campo competenze scientifiche e tecniche di alto livello si tutela anche l'ambiente, il che vuol dire che alta e altissima tecnologia sono la frontiera della tutela dell'ambiente. Colgo l'occasione, si parlava della scorsa legislatura, oltre a evidentemente Alessandro Bratti che per larga parte della legislatura è stato presidente della commissione d'inchiesta, c'è anche l'onorevole Chiara Braga che gli è succeduta nella presidenza della commissione con gli ottimi risultati che abbiamo ottenuto. A Caterina Mancusi compete un compito importante, oltre alla sostanza e al merito di quello che ci dirà, quello di garantire i tempi di chiusura della nostra tavola rotonda per garantire poi a nostra volta al sottosegretario Morassut l'intervento nei tempi che sono stati originariamente previsti. Buongiorno e grazie innanzitutto per l'invito, sarò breve, proverò a rientrare assolutamente nei tempi. E ringrazio appunto per l'invito a partecipare a questa tavola rotonda, è una giornata che ha visto la presentazione del primo rapporto ISPRA sul danno ambientale, che è un documento che abbiamo letto e che è apprezzabile soprattutto nella misura in cui è riuscito a mettere a sistema tutte quelle che sono le istruttorie portate avanti nel corso del 2017 e 2018 sul danno ambientale. Quindi diciamo ha avuto il pregio e va approfondito di aver fornito un quadro generale di quella che è la situazione in Italia rispetto a questo tema. Come Confindustria quello che possiamo dire è che a partire dalla direttiva del 2004 e implementazione della direttiva all'interno dell'ordinamento nazionale, il tema del danno ambientale, della prevenzione del danno ambientale, il principio chi inquina paga in generale, sono entrati a far parte della vita ovviamente anche delle nostre imprese che hanno dovuto, come dire, internalizzare queste voci di costo all'interno dei propri bilanci, proprio è stata un'operazione effettivamente di questo tipo, come capita tutte le volte che una normativa impatta sulla vita delle aziende. Come hanno internalizzato le nostre imprese il principio chi inquina paga e più in generale la prevenzione del danno? L'hanno fatto, lo ricordava adesso anche il dottor Battarino, attraverso l'innovazione tecnologica che è uno strumento formidabile di prevenzione del danno. Ecco, diciamo che per darvi una cifra rapida e darvi un po' l'idea di quelli che sono stati gli investimenti delle nostre imprese in questo senso, cito il secondo rapporto BEI del 2018, che ci dice che le nostre imprese, 9 aziende su 10 in Italia, quindi parliamo di più dell'87% delle imprese del nostro paese, un numero molto alto, ha effettuato degli investimenti. Di questi il 49% sono stati fatti proprio in macchinari e impianti industriali, la metà dei quali proprio per sostituire vecchi impianti con nuovi impianti. È un dato molto importante perché evidentemente oggi sostituire un vecchio impianto industriale con uno nuovo significa a inserire all'interno della propria azienda un macchinario, un impianto che è anche più sostenibile. In più, un altro dato rilevante è quello che ci dice che il 10% degli investimenti che fanno le nostre imprese sono in ricerca e sviluppo e anche qui oggi fare ricerca e sviluppo per un'impresa significa investire nella prevenzione del danno e in generale per assimilare all'interno dell'azienda un assetto di maggiore sostenibilità.
Questo lo dico nel senso che come Confindustria noi appoggiamo pienamente l'internalizzazione di questa voce di costo, perché non solo è uno strumento di tutela dell'ambiente, ma è più che altro un formidabile strumento di politica industriale, perché evidentemente nel momento in cui un'azienda diventa più sostenibile, diventa più competitiva, più moderna e quindi più pronta e più efficace sul mercato. Quindi da questo punto di vista lo sosteniamo pienamente. Detto questo, occorre anche fare secondo noi una riflessione su tutte quelle volte in cui invece queste voci di costo vengono scaricate in qualche modo sull'impresa e dipendono da inefficienze di sistema che non dipendono direttamente dalle imprese, ma che in qualche modo si ripercuotono su di esse. Noi siamo soliti definirli i cosiddetti costi del non fare. Per costi del non fare ci riferiamo ai costi della mancata bonifica dei siti inquinati, per esempio. È un costo soprattutto nella misura in cui non vengono effettuate le bonifiche e non vengono restituiti i brownfields bonificati, così come le acque bonificate alla successiva reindustrializzazione di questi siti. È un costo non solo per le imprese, è un costo per l'ambiente, è un costo per le imprese ed è un costo a livello occupazionale, per la collettività in generale. Un altro costo del non fare è quello delle normative che non vengono applicate, o ancora peggio delle normative che non sono chiare e che quindi costituiscono, diciamo, soprattutto le normative, diciamo, applicative. Parliamo per esempio di molte linee guida hanno questo carattere, purtroppo. Ecco, non sono chiare, quindi le nostre imprese non riescono a implementarle correttamente al loro interno, e questo è un peso che grava sull'impresa e che non dovrebbe esserci. Più in generale, quello che voglio dire è che quando parliamo di tutela dell'ambiente, e quindi quando parliamo di tutela dell'ambiente ci riferiamo anche e soprattutto alla prevenzione del danno, dovremmo affrontare queste politiche tutti i soggetti coinvolti, quindi imprese, istituzioni e cittadini, attraverso la seria realizzazione innanzitutto di una transizione ecologica che non sia solo teorica ma diventi concreta. Attraverso ad esempio la bonifica dei siti inquinati, concreta, reale, che veda partecipi tanto le imprese quanto le istituzioni, e più in generale il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Se queste politiche attive non vengono applicate, che cosa succede? Che si sottrae terreno all'offerta legale, quella imprenditoriale, a danno invece di quella onesta. Si parlava ad esempio prima della legge sugli ecoreati. La legge sugli ecoreati è una legge nobilissima, ovviamente, però sconta da sempre un elemento, una mancanza imprescindibile, che consiste nell'operare una netta separazione tra l'agire intenzionale di chi viola norme e precetti ambientali e l'agire di chi invece incorre per lo più a titolo di colpa nella violazione di questi precetti ambientali. È importante sottolineare questo aspetto, perché chiunque operi nel campo ambientale, sia a livello teorico che a livello pratico, come fanno le nostre imprese, si sarà ritrovato ad avere a che fare con una normativa molto tecnica. Quindi l'errore, io sbaglio, a volte io stessa che lavoro nel settore spesso mi cimento con la normativa ambientale, mi rendo conto che è talmente tecnica e talmente complicata che può capitare l'errore incolpevole. Quindi non operare questa netta distinzione quando è l'impresa ad agire significa scoraggiare l'attività di impresa e rendere il rischio di impresa inaccettabile. Si parlava prima di rischio di impresa, in generale di prevenzione. Ecco, in queste condizioni il rischio di impresa diventa inaccettabile. La cosa più grave è che viene scoraggiato proprio l'avvio di attività imprenditoriali in questo campo, in un momento invece in cui ve ne è un estremo bisogno. Quindi, e diciamo, mi avvio a conclusione, sperando, dottor Battarino, di essere rimasta nei tempi, è necessaria una riflessione in ordine a queste tematiche da parte di tutti, e soprattutto, visto che siamo insomma a ridosso della sessione di bilancio, penso e pensiamo come Confindustria che sia necessario un serio piano di investimenti sostenibili, perché quei numeri che vi ho fornito prima devono essere valorizzati. Si parlava prima della necessità di gratificare gli sforzi fatti dalle industrie e dalle imprese in questo tempo. La tutela dell'ambiente in questo momento passa secondo noi anche da recuperare l'orgoglio di essere un paese industriale, e se recuperiamo questo orgoglio e eliminiamo il disaccoppiamento tra crescita economica e tutela dell'ambiente, utilizziamo lo strumento della legge di bilancio per promuovere questo tipo di investimenti, io penso che
raggiungeremo tutti gli obiettivi che l'Europa in generale, ormai il mondo ci chiede per essere più sostenibili da questo punto di vista. Grazie. Grazie. Grazie a Caterina Mancusi per quello che ci ha detto. Abbiamo tempo per due rapide battute a testa per concludere questa tavola rotonda. Inizia il professor Salanitro. Allora io molto rapidamente due proposte diciamo, per un legislatore che intenda raggiungere gli obiettivi che ci stiamo ponendo tutti quanti. Il primo problema è la coerenza tra la disciplina del danno ambientale e la disciplina delle bonifiche. La bonifica non è altro che il ripristino del danno al terreno e quindi è soggetta questa disciplina alla direttiva del danno ambientale. Ne discende che occorre che anche rispetto alla bonifica vi sia un adeguamento. In primo luogo, l'ingiunzione. Perché il vero motivo per cui in Italia non si fanno le bonifiche è perché lo Stato non ha i soldi per anticipare le spese. L'ingiunzione dovrebbe essere lo strumento, ovviamente quando possibile, per ovviare a questo primo profilo. E poi gli aspetti partecipativi che vi sono nella disciplina sulla responsabilità ambientale e nella direttiva. Seconda proposta, mi ricollego a quello che ha detto Lisa Casale. L'1% di imprese assicurate implica un fallimento del modello assicurativo di tipo facoltativo. Una nazione industrializzata come la nostra, di livello qualitativo elevato, non può permettersi questo standard, l'1% di imprese assicurate per il danno ambientale, ammesso che ci sia veramente quest'1%. E quindi io credo che sia indispensabile per un governo, un Parlamento che sostiene l'idea della tutela ambientale, sia indispensabile introdurre l'obbligatorietà dell'assicurazione. È uno strumento, come dire, di facilitazione del mercato, è uno strumento che rientra nelle logiche, come dire, prettamente capitalistiche. È uno strumento per affrontare il rischio. Quindi io credo che questi siano i due profili su cui il nostro Paese è chiamato a dare una risposta. Lo dico da cittadino, ovviamente, non da giurista. Grazie. Chiamate in causa immediatamente. Grazie. E anch'io auspico ovviamente che queste proposte possano essere prese in considerazione su base nazionale. Ero molto ottimista che in realtà lo fossero a livello europeo, ma il fatto di che ci siano paesi come Austria, Germania o Regno Unito che hanno invece già un sistema molto sviluppato, un 99% di imprese con una polizza per danni all'ambiente, ma anche un sistema di obblighi sulla prevenzione molto avanzato, fa sì che diventa molto improbabile che a livello europeo si attuino questo tipo di interventi. E l'altra considerazione è sul fatto che avvicinarsi anche a questi aspetti attraverso schemi volontari come l'introduzione ad esempio di uno standard che aiuti le imprese anche ad avere dei criteri oggettivi, capire di cosa fare, penso che sia qualcosa di estremamente utile. Tutti i casi che abbiamo visto oggi in rassegna sono casi che hanno una frequenza di accadimento bassissima. Nella vita di un'impresa spesso capitano una volta, non di più. E quindi immaginate anche rispetto alla situazione a rischio che un'impresa può avere, quanto diventa anche complicato allocare la cifra giusta o essere effettivamente preparati in caso di danno. Quindi penso che comunque stanno facendo molto, Confindustria è molto sensibile a questo tema e so che ci daranno una mano anche sullo standard, ma credo che vadano aiutate ulteriormente, ad esempio fornendo anche dati sui costi. Noi come pool siamo assolutamente a disposizione di ISPRA, del Ministero, di fornire tutte le statistiche, tutti i dati che abbiamo su quanto hanno speso le aziende negli ultimi, almeno dall'entrata in vigore del decreto del 2006, per fare bonifiche e ripristini. Magari integrare questi dati, ovviamente in forma anonima, ma possiamo certamente contribuire a far conoscere meglio questi casi. Grazie.
Grazie Elisa Casali, rimaniamo con Lori Furlanetto nella media delle due battute. Sì, sarà una battuta per rispondere alla collega di Confindustria in merito alla supposta non esistenza di ipotesi colpose nei reati che in realtà esistono. E un'ultima invece precisazione in merito alla quantità di imprese che in realtà non risultano, perché il grosso dei problemi, dei danni ambientali purtroppo non vengono dalle imprese strutturate, ma da quelle che sono inesistenti da un punto di vista, diciamo, dell'amministrazione, e cui spesso si rivolgono invece quelle già strutturate. Quindi bisognerebbe che ci fosse una maggiore consapevolezza nell'affrontare poi determinati argomenti, parliamo per esempio dello smaltimento dei rifiuti, perché quante delle imprese che poi sono perfettamente in regola e strutturate si avvalgono di sistemi che ufficialmente o apparentemente sono allineati, ma che è evidente che non lo sono. È come se io pretendessi di andare a comprare una borsa di Gucci dall'extracomunitario per strada e poi potessi dire a mia discolpa: ma io pensavo che fosse vera. Cioè, non è possibile pensare di smaltire dei rifiuti a dei costi senza avere dei dubbi. Comunque, una maggiore consapevolezza anche da parte delle imprese dei rischi che questo comporta nell'ambiente e anche per l'immagine, per diciamo l'opinione pubblica, per il cittadino delle stesse, perché è importante. Se l'industria viene accettata, viene vista diciamo in una maniera positiva dal cittadino, sicuramente troverà poi meno problemi nello sviluppare le sue attività. Grazie Caterina Mancusi. Penso, insomma, senza entrare troppo nel merito, che i dati che abbiamo fornito prima, ma ovviamente ce ne sono altri che riguardano l'assetto ad oggi delle nostre imprese, dicano molto invece dello sforzo che stanno facendo, che hanno fatto le nostre imprese, tanto le grandi quanto le piccole, per essere sempre più compliance dal punto di vista ambientale, per cui non credo, insomma, che vada oltremodo sottolineato questo aspetto. Cioè, esiste ed è ampiamente verificabile da quel punto di vista. Mentre parlando, diciamo, di proposte concrete, io sarò anche da questo punto di vista breve, perché molte le ho già citate. Penso che dovremmo tutti fare una riflessione su quello che è, su quella che è la disciplina attuale delle bonifiche, che in qualche modo è collegata evidentemente a quella del danno ambientale, soprattutto per una maggiore semplificazione e una maggiore spinta verso l'investimento in questo senso. E rispetto invece a quelle che sono le normative ordinamentali poco chiare, che risultano carenti ad oggi di una univoca interpretazione, abbiamo già proposto e riproponiamo qui un'altra volta l'introduzione dell'istituto dell'interpello, che consenta, diciamo, a un collegamento, quindi un rapporto tra l'istituzione di riferimento, in questo caso potrebbe essere il Ministero dell'Ambiente, e attraverso il filtro delle associazioni imprenditoriali e di altre associazioni di categoria, uno strumento utile per comprendere tutte quelle volte in cui oggettivamente la normativa è poco chiara e quindi ha necessità di essere interpretata in modo chiaro. Ecco, questi potrebbero essere due strumenti utili per avviare questa strada più virtuosa di tutela dell'ambiente, di tutela dell'ambiente e prevenzione del danno, fermo restando che penso che chiunque sieda a questa tavola abbia a cuore la tutela dell'ambiente, le imprese prima di tutto, che stanno, ripeto, investendo in questo e che hanno l'innovazione tecnologica al loro interno per poter risolvere molti di quelli che sono i problemi attuali e che potrebbero essere i problemi di domani. Penso che su questo, insomma, siamo tutti d'accordo. Grazie a Caterina Mancusi. Siamo partiti dal quadro normativo così brillantemente reso da Ispra e da chi ha parlato sul danno ambientale. Siamo arrivati ai costi del non fare e alle bonifiche. Credo fosse in qualche modo inevitabile anche associare questi due termini. Io ovviamente rinuncio a esporre anche in sintesi le molte riflessioni che questa tavola rotonda mi ha suggerito. Sono convinto che Ispra e SNPA ci offriranno altre occasioni di discussione.
Spero che sia stata interessante anche per voi. Da parte mia un ringraziamento sentito a tutti i partecipanti. Lascio la plancia di comando al direttore Bratti. Grazie. Allora, io, scusate, chiamerei sia il sottosegretario Roberto Borassut che il presidente della commissione Stefano Vignaroli, perché siamo alle nostre conclusioni. Nell'aspettare che loro si siedano da questa parte, ecco, volevo solo dire ovviamente una cosa che riguarda noi come ISPRA e anche come, come sistema. Noi stiamo cercando e abbiamo fatto, credo, un ottimo lavoro con il mondo imprenditoriale della plastica, perché io credo che tra le cose che sono state dette, e con questa normativa molto complessa, il confronto tra gli istituti tecnici come il nostro, ma anche istituti che poi hanno un compito ovviamente di supporto all'amministrazione attiva per le autorizzazioni, o comunque sia istituti che poi verificano e controllano, sia indispensabile che ci sia un confronto continuo con il mondo delle imprese, proprio perché è fondamentale stabilire quali sono le regole del gioco. Ecco, noi abbiamo fatto questo lavoro, che poi abbiamo già presentato e continueremo a presentare, perché lo riteniamo, e non solo noi, ma anche lo ritiene il mondo dell'industria, sul tema della plastica e degli obiettivi da raggiungere al 2030, che è un lavoro particolarmente, credo, di grande qualità, perché proprio non solo siamo riusciti in un confronto di quasi sei mesi a capire quanta plastica c'è in giro nel nostro paese, che sembra banale, ma vi garantisco non è, perché partivamo con 1,5 milioni di tonnellate di differenza tra noi e il mondo imprenditoriale. Abbiamo anche definito quantitativamente cos'è il monouso rispetto al mondo della plastica, perché sono 400.000 tonnellate su oltre 5 milioni di tonnellate di produzione della plastica. Abbiamo stabilito anche come eventualmente si potrebbero raggiungere i target al 2030 previsti dalle direttive comunitarie. Ecco, allora io credo che questo tipo di lavoro, poi ho fatto l'esempio più eclatante, ma ce ne sono N. Noi in continuazione, soprattutto sul tema dei rifiuti, abbiamo un confronto continuo con le associazioni delle imprese rispetto all'applicazione delle norme e delle regole. Ecco, questo confronto credo che sempre di più debba essere, come posso dire, non solo facilitato, ma anche incrementato, perché ovviamente ciò consente, come quando si gioca una partita di calcio, no? Cioè avere le regole comuni, poi dopo ognuno fa il suo mestiere, dopo chiaramente noi dobbiamo fare i controllori e gli altri devono giocare, quindi c'è un arbitro e c'è un giocatore, però se le regole di gioco sono diverse, uno pensa che toccare con le mani si possa e l'altro no, diventa il caos. Ecco, credo che noi questo sforzo, almeno come sistema tecnico-scientifico nel Paese, lo stiamo un po' facendo, con tutte le difficoltà del caso, e devo dire ci sono dei buoni feedback di risposta. Chiedo scusa perché poi non dirò altro. Anzi, anticipo il ringraziamento, così poi faccio concludere i nostri due ospiti, ai colleghi che hanno lavorato sul rapporto, ringrazio ovviamente tutti gli ospiti, ringrazio sia Stefano Vignaroli che Roberto Borassut perché ci seguono nelle nostre attività, tutti coloro che hanno partecipato. E ripeto questo ringraziamento anche particolare ai colleghi sia che hanno realizzato il rapporto complesso, sia anche che hanno contribuito poi a organizzare l'evento di oggi. Ecco, chiudo e mi taccio, poi do la parola a Roberto Borassut e poi in conclusione a Stefano Vignaroli. Prego, sottosegretario. Grazie. Grazie, grazie. Devo dire, allora mi prenoto per il prossimo rapporto sulle plastiche, visto che così gentilmente ISPRA mi ha dato in questo primo mese di attività la possibilità di seguire un po' più da vicino il lavoro che ISPRA svolge su vari campi, in vari settori di approfondimento scientifico, di lettura dello stato di evoluzione o involuzione, a seconda dei punti di vista, del nostro territorio e dei rischi ambientali che si accompagnano alle storture e per certi aspetti anche alle degenerazioni di alcuni aspetti del nostro sviluppo economico e produttivo, che ha, diciamo, poi effetti di insulto
sul territorio, sui sistemi ambientali, sulle matrici ambientali, sulle comunità insediate. Ringrazio quindi Bratti, ringrazio la dottoressa Ponte che dirige il centro delle emergenze ambientali di Ispra. E questo rapporto, che è anche, diciamo, un po' un prodotto d'avanguardia nel quadro europeo, del resto probabilmente l'Italia è anche da questo punto di vista una realtà un po' speciale nel contesto europeo per questi problemi, ha innanzitutto, secondo me, un elemento positivo da un punto di vista proprio generale, democratico, cioè è una restituzione, visto che si parla di restituzione in termini di risanamento dei territori, è una restituzione di una fotografia, è un elemento di trasparenza offerto alle comunità, ai cittadini, che aiuta notevolmente anche ad incidere sul senso dei nostri comportamenti, sugli indirizzi in generale delle istituzioni e della politica, nel cambiare le nostre pratiche quotidiane, nei comportamenti, del rapporto col sistema ambientale, col mondo nel quale viviamo, del modo di produrre, del modo di considerare gli esiti della produzione materiale e delle loro relazioni, diciamo, con il sistema ambientale, con l'ecosistema, e quindi ci dà anche, seppur si riferisce ad una serie di casi che sono una parte del tema dell'inquinamento, sono forse, la dicevamo prima con Bratti, la punta dell'iceberg del problema, si riferisce ad una trentina di casi accertati, circa 30 casi accertati, che poi sono quelli legati alle procedure giudiziarie, ma ce ne sono tantissimi altri, quasi un centinaio mi sembra, che sono legati a istruttorie in corso, ma naturalmente il tema dell'inquinamento è un tema molto più vasto, molto più complesso e anche molto più nascosto dal punto di vista delle statistiche e dell'accertamento, ed è una fotografia che però si colloca in un quadro in movimento, in uno sfondo in movimento. Il primo aspetto, e qui ci sono stati tanti interventi, non ho potuto ascoltare soltanto una parte, però quelli che ho ascoltato mi hanno offerto moltissimi spunti di riflessione, è il tema della definizione normativa, cioè noi stiamo, diciamo, attraversando una fase in cui la definizione normativa, la messa a fuoco dei problemi e anche la semplificazione degli strumenti normativi, così importante per le aziende, mi ha molto interessato un intervento che è stato fatto dal rappresentante di Confindustria sulla distinzione, che poi è un tema anche più generale, non riguarda solo questo settore specifico ma tanti altri, la distinzione tra la colpa diretta, diciamo così, la responsabilità diretta e quella che può essere invece indotta da una interpretazione imperfetta delle normative. Questo è un tema generale, ma un tema molto più specifico qui, perché è del tutto evidente che la sovrapposizione, la interrelazione tra il tema in sé del danno ambientale e il tema delle bonifiche è il nodo sul quale, diciamo, in forme sempre più evolute, dalla direttiva europea alla sesta parte del codice ambientale, per passare a tutti gli altri strumenti normativi di legge che sono vigenti, l'ordinamento si sta adoperando per mettere a fuoco il problema e anche far scaturire risposte operative. Poi ci vengo dal punto di vista delle funzioni del Ministero su questo tema. Questo è un primo nodo importante, rendere più efficace il principio del chi inquina paga e del come renderlo efficace. Qui è stato introdotto, non credo per la prima volta, ma insomma io almeno l'ho ascoltato per la prima volta, il tema della possibile obbligatorietà di una copertura assicurativa. È un tema interessante, anche complesso, perché ricordo sempre che viviamo una stagione nella quale ogni volta che si parla della possibile introduzione di nuovi oneri, soprattutto a carico di un sistema imprenditoriale che è già gravato da mille problemi, noi apriamo ovviamente nuovi fronti. Però sarebbe interessante, visto che qui comunque se ne è accennato in una sede collettiva, perché c'erano anche rappresentanze associative, imprenditoriali, poter approfondire meglio e poter valutare meglio in una stagione che ci porterà ad una grande, speriamo, grande
azione di rinnovamento normativo e di impulso legislativo delle Camere, del Parlamento sul tema, sui temi ambientali, con varie sfaccettature, però questa stagione di un Green New Deal, che è fatto di tante cose, è fatto di nuovi investimenti, è fatto di nuovi obiettivi, è fatto di un'azione anche sui comportamenti, quindi di educazione ambientale, ma è fatto anche dell'uso della leva fiscale e degli oneri che gravano sul sistema economico, che deve avere una sua, diciamo, un suo equilibrio e una sua ratio, o deve cercare un suo equilibrio. Non è che il tema dell'IVA di cui si parla, che è al centro del dibattito politico, noi non dobbiamo contenere la pressione fiscale, questo è vero ed è giusto in termini generali, però l'uso della leva fiscale può essere importante per aiutare in una direzione, disincentivare in un'altra. E quindi da questo punto di vista forse una riflessione nel corso di questa stagione che si va aprendo, che avrà tanti elementi, tanti momenti di discussione, alcuni sono in corso, adesso si aprirà la discussione sul DL Clima, che avrà bisogno di una forte, secondo me, implementazione da parte del Parlamento, perché è una discussione importante, ci sono nel decreto contenute tante cose importanti, ma molte di più e più forti, strutturate, possono venire da una sana discussione parlamentare. È in corso per esempio l'importante esame delle Camere sul tema del salvamare, quindi è una stagione che ci potrà aprire un campo di azione e di riflessione molto importante, e da questo punto di vista può essere l'occasione per mettere a fuoco anche gli aspetti di semplificazione normativa, di strumentazione utile, perché su questo tema del danno ambientale e delle bonifiche il nostro ordinamento possa, diciamo, ulteriormente fare nuovi passi evolutivi. Un secondo aspetto di questo sfondo è la strumentazione operativa. Il fatto che dal 2017, e questo è già un primo prodotto, c'è in campo il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, cioè la rete che ha al centro ovviamente ISPRA come ente nazionale, la rete delle ARPA, e che ci restituisce questa fotografia, è un fatto importantissimo. Non mi nascondo che naturalmente l'altra gamba di questo sistema, l'altro pilastro direi importante, è il Ministero. Il Ministero è in una fase di riorganizzazione, come sapete, una fase di riorganizzazione che prevede anche l'istituzione di una specifica direzione sul tema del danno ambientale. Quindi c'è una scelta che in questa riorganizzazione viene compiuta per dare maggior rilievo e maggiore pregnanza operativa, azione operativa, di cui c'è un grande bisogno, perché naturalmente il Ministero possa essere protagonista in maniera ancor più estesa nella parte delle partecipazioni e delle prese, la partecipazione in cause di parte civile nei procedimenti che si aprono sulla base delle segnalazioni di ISPRA, possa svolgere un ruolo ancor più vasto, ancor più profondo. E naturalmente, se si istituisce una direzione, se l'organizzazione del Ministero si articola anche di più in questa direzione, c'è una necessità anche di potenziamento anche dell'ISPRA. Questo è un tema di cui adesso discuteremo in sede di manovra, perché io ritengo, questo è un dibattito che si farà, che forse per le competenze che ISPRA ha assunto, per le funzioni, per la qualità del livello degli studi che ci offre, degli strumenti che mette a disposizione, noi abbiamo anche il tema di poter supportare questa attività con maggiore forza. E quindi c'è un tema anche di sviluppo delle procedure conseguenti, il numero delle ordinanze, il numero degli atti, dei decreti attuativi che debbono uscire dal Ministero in conseguenza e in funzione della miglior capacità di funzionamento sia della parte repressiva che di tutto quello che l'ordinamento chiama in causa. Una terza riflessione che voglio fare, che ha un suo comunque elemento di attualità, riguarda il fatto che dalla statistica, dalla lettura dei dati, è stato ricordato anche da vari interventi, appare evidente la connessione con due aspetti del tema in sé generale del danno ambientale, con due aspetti specifici, che sono il tema del ciclo dei rifiuti e il tema dell'abusivismo edilizio. Sul tema del ciclo dei rifiuti, come sapete, nelle settimane scorse si è giunti ad una intesa, secondo me importantissima, anche se probabilmente parziale,
che riguarda la normativa sull'end of waste, e cioè una normativa tanto attesa dal sistema delle imprese per ridurre sostanzialmente l'impatto delle lavorazioni materiali di scarto, presunto scarto, sul ciclo dei rifiuti, e quindi anche contenere, si presume, contenere anche l'effetto che si può determinare dal punto di vista del danno ambientale e dell'aggressione delle matrici ambientali. Cito questo aspetto non per dire abbiamo fatto una bella cosa, perché ho premesso che probabilmente la normativa ha bisogno di ulteriori aggiustamenti e evoluzioni nel corso del tempo. Lo dico perché, dato che diciamo, adesso siamo in discussione al Senato su un importante provvedimento nel quale la norma dell'end of waste è inserita, cioè quella delle crisi aziendali, questa discussione si chiuda rapidamente e si possa arrivare a Dama, diciamo, già nelle prossime ore, concludendo e portando in attuazione, dando formalizzazione anche col voto del Senato e poi successivamente dei due rami del Parlamento, ad una normativa che è importante in sé, che ha un grande significato dal punto di vista economico, ma che ha soprattutto un grande significato dal punto di vista anche delle ricadute sulle materie che stiamo discutendo. E l'altro aspetto è il tema ovviamente dell'abusivismo. Abbiamo presentato circa un mese fa al Maxi di Roma il rapporto di Ispra sul consumo del suolo, l'espansione dei perimetri urbani, i fenomeni di copertura che vengono da interventi edilizi, infrastrutture, nascono da due dinamiche, una piani regolatori vecchi e l'altra l'abusivismo edilizio. Buona parte delle città del sud hanno da un terzo a un quarto della loro consistenza proveniente da generi abusivi, diciamo da nuclei spontanei. Quindi il tema di contenere questo con una normativa ad hoc, nuova, moderna, che l'Italia attende da 70 anni, è un tema assolutamente centrale, perché non c'è soltanto ovviamente un problema di riduzione dell'impatto sul suolo, dell'espansione dei perimetri urbani, dei nuclei insediativi, ma c'è anche un tema, per esempio, in un'ottica di riconversione della materia e del processo edilizio, cioè del passaggio da un'ottica di pianificazione a un'ottica di rigenerazione urbana, e quindi che ha nel processo edilizio al centro il tema della demolizione e della ricostruzione, c'è il problema dell'uso dei materiali, c'è il problema del trattamento dei materiali che derivano dai processi di demolizione e ricostruzione, e quindi anche lì c'è un vuoto normativo che va coperto e che va affrontato e che risponde a dei richiami che stanno in questo rapporto. L'ultima cosa che voglio dire, permettetemi di dirlo, anche se in parte è collaterale alla discussione, però una cosa importante, perché poi le persone che fanno bene il loro mestiere, che fanno un'attività di servizio importante, debbono comunque essere sempre ricordate per le cose buone che fanno. Questo è un fatto positivo, cioè il fatto che per esempio negli ultimi tempi, negli ultimi anni, grazie al lavoro svolto dal generale Vadalà, che voglio ringraziare, commissario straordinario sul tema delle bonifiche, l'Italia ha notevolmente ridotto la quota, diciamo, derivante, gli oneri finanziari derivanti dalla procedura di infrazione sul tema delle discariche abusive. Su circa 80-90 siti di interesse nazionale, circa 40 sono stati in parte risanati, poi naturalmente sono stati risanati, altri restano da trattare. Noi nel clima abbiamo anche messo qualche risorsa in più per la struttura, e quindi io voglio ringraziare il generale Vadalà per il lavoro che ha svolto con tutto il suo gruppo, e che è un aspetto dell'azione operativa per restituire alle comunità e ai territori l'integrità di parti di territorio offese o insultate dalle fenomeni anche del danno ambientale, che in gran parte, come dicono le statistiche, ricordo qui c'è Vignaroli che da tanto tempo si è occupato di questo, ha fatto motivo del suo impegno civile anche e soprattutto di questo, che gran parte di questo danno ambientale, molti dei siti che fanno parte di quella statistica sono discariche abusive, sono situazioni di degenerazione del ciclo dei rifiuti, che in Italia è caratterizzato. Questo secondo me è anche un tema importante dello stesso Green New Deal: noi abbiamo bisogno di una grande infrastrutturazione di sistema del ciclo dei rifiuti, c'è uno squilibrio pazzesco tra nord e sud sulla presenza di impianti. Noi abbiamo su un totale di circa 10.000 impianti
del ciclo dei rifiuti, che sono naturalmente cose diverse, non sto parlando solo dei termovalorizzatori, parlo di tutto quello che riguarda il ciclo dei rifiuti. Noi abbiamo nelle statistiche circa il 60% degli impianti concentrati nelle regioni del nord e il resto nelle regioni del centro-sud. Cioè siamo un paese che, come alla fine dell'Ottocento, se alla fine dell'Ottocento, all'inizio dell'unità nazionale, portava risorse da una parte del paese a un'altra in termini di beni di consumo, oggi da questo punto di vista si riproduce questo meccanismo di squilibrio in cui la produzione del rifiuto, che è ricchezza, non arricchisce i territori dove si produce ma porta, diciamo, altrove. C'è un problema di riequilibrio, c'è un problema di omogeneizzazione sul territorio di cui si deve discutere naturalmente, ma che non possiamo ignorare e che è funzionale naturalmente ad una buona infrastrutturazione del paese su questo tema decisivo. Chiudo soltanto quindi nuovamente ringraziando per questa opportunità, per poter avere a disposizione materiali per imparare anche nuove cose, poter svolgere la funzione che mi è stato dato di svolgere nel modo più positivo possibile, naturalmente senza fare promesse, dire siamo all'inizio di un'esperienza nella quale ovviamente il Ministero dell'Ambiente non dovrà e non potrà sottrarsi per mettere a disposizione tutte le risorse operative, finanziarie e umane di cui è possibile disporre per fare in modo che tutti i richiami, tutti gli impulsi che vengono da questo studio e da questa situazione che è stata oggi descritta e fotografata possano spingere in avanti il sistema. Del resto, anche nella partizione, ecco un'ultima riflessione che voglio fare, nella suddivisione dei casi della casistica suddivisa per aree regionali colpisce un altro dato, cioè le regioni più interessate dal fenomeno, almeno per quello accertato, sono le tre grandi regioni del Mezzogiorno, quelle a maggior pressione antropica, quindi la Sicilia, la Campania, la Puglia, e le grandi aree produttive del paese. Quindi è evidente che c'è una connessione con questo fenomeno, con il modello di sviluppo del paese, e quindi c'è il richiamo alla necessità di un cambio di matrice, di un cambio di paradigma un po' generale, che al di là delle specifiche funzioni, delle specifiche azioni che si possono produrre, è il grande tema che è di fronte all'ordine del giorno, che è di fronte alla politica di tutti i colori politici, di tutte le istituzioni, senza distinzione di colore politico e di orientamento culturale. Grazie. Grazie, grazie al sottosegretario. Grazie davvero. Ora darei la parola al presidente Stefano Vignaroli, che ovviamente anche padrone di casa, non ho tempo di esagerare, e padrone comunque di casa, e anche per l'attività, insomma, che sta svolgendo lui con i suoi collaboratori, con gli altri colleghi della commissione, insomma, per una considerazione finale, ovviamente. Insomma. Prego, Stefano. Mi dispiace essere arrivato in ritardo, però insomma il mio compito è quello di chiudere la porta adesso di casa e di salutarvi, ringraziarvi anche per la presenza in questo convegno. Io sono arrivato durante la tavola Bari, fanno un'iniziativa sulla questione ambientale 22 novembre a Bari. C'è una carenza di impianti. Questo è lo faccio fondamentale, te lo dice, in tempi non perché deve chiudere il programma. Anche se dico che il rifiuto che produce maggiore ricchezza è quello che non viene prodotto, perché noi ne produciamo troppo, quindi spero anche in questa legge di bilancio che si possa finalmente fare qualcosa di incisivo anche in tema di riduzione dei rifiuti, che purtroppo non interessa a nessuno, perché ognuno lucra sui rifiuti, e quindi quando si parla, già quando parlavamo di vuoto a rendere, io ancora non mi arrendo, spero che prenda piede, insomma, questa o qualunque azione per ridurre i rifiuti, come ad esempio i prodotti alla spina, ma degli imballaggi, anche se gli imballaggi non sono il problema di tutti i rifiuti. Devo dire che in questi, ormai ho perso il conto, queste quasi due legislature, prima insieme con il Presidente Bratti, il Presidente Braga, e adesso io da Presidente, i danni ambientali ne abbiamo visti tanti. Come ricordava il sottosegretario, io la mia storia, insomma, vengo, sono nato accanto a un danno ambientale, e devo dire che con questa esperienza che mi ha allargato, insomma, un po' gli orizzonti, un po' il rischio, come il medico quando tutti i giorni vede malati, alla fine il malato diventa una cosa così normale.
un po' c'è, però cerco sempre di rimanere dall'ottica da parte del cittadino che magari abita vicino a un danno ambientale, subisce un danno ambientale e spesso vede le istituzioni che sono assenti. Prima un tema che mi sta molto a cuore, che stiamo studiando non solo per la discarica di Malagrotta ma stiamo vedendo in tutta Italia, il tema delle fideiussioni. Spesso le regioni dovrebbero avere delle fideiussioni e stiamo vedendo che o non ce l'hanno, non sono valide. Spesso sono società di assicurazioni che sono in Romania, in paesi dell'estero, non hanno alcuna garanzia. Prima si diceva dell'obbligo di fare una fideiussione, un'assicurazione sul danno ambientale. Per carità, sulla carta dovrebbe essere giusto e bello così. Poi però mi domando, ma se tutti questi impianti poi dovessero fare delle assicurazioni, ma esistono assicurazioni in grado di garantire poi effettivamente di coprire questo danno ambientale? Su questo qualche dubbio ce l'ho. Poi abbiamo visto, magari bisogna dire anche se non importa è comodo, però i problemi sono tanti, spesso non si sa mai, il problema è sempre arrivare a stabilire chi è che ha inquinato, perché il principio che inquina paga è giusto, il problema è sempre sapere. Prima una considerazione è stata fatta su società strutturate che spesso si rivolgono a altre società satelliti, altre società che non hanno, diciamo così, nulla da perdere, non hanno una storia, una tradizione, e quindi fanno fare il lavoro sporco a queste altre società. Spesso società che inquinano cambiano nome attraverso alcuni passaggi societari, vendite, come è stato con l'IPIFAS, con la Miteni, vendite di un euro di azioni, e spesso e volentieri ho visto che è difficile anche trovare la soluzione per bonificare, a meno che non c'è quella società che magari ha inquinato oppure dice non ho inquinato semplicemente perché ho cambiato nome, però sono buono e allora decido di bonificare, però bonifico se mi fate fare quest'altro investimento, che spesso sembra quasi un ricatto dalla parte del cittadino. Se invece l'impresa sparisce e se ne va e rimane, come si dice a Roma, il cetriolo rimane in mano alle istituzioni che spesso sono comuni. E l'altro giorno, anzi, ringrazio il presidente Bratti, che prossimamente insomma ci vedremo, cercheremo di affrontare un tema locale, diciamo così, a Roma, che riguarda Montestallonara, la Laurentina. Insomma, ci sono dei casi di terreni che negli anni passati sono sotterrati rifiuti da parte di non si sa chi, da parte difficile anche di salire a qualche inquinato, e spesso il comune, che sia il comune di Roma, che sia il comune di un paese piccolo, da solo ovviamente non può anticipare o fronteggiare questa situazione, e quindi lì è importante l'aiuto delle istituzioni. Da parte la Commissione si occupa ovunque, come dicevo prima, ne abbiamo visti tanti, ma parte sia dal sito di interesse nazionale, Porto Marghera. Siamo stati a Terni e ho visto per esempio un terreno del Ministero della Difesa che in 20 anni non ha fatto ancora la caratterizzazione, questo per dire delle cose che mi rimangono un po' basito, quindi è nostro compito della Commissione anche sollecitare, poi a breve magari facciamo anche un punto della situazione, visto il cambio di governo, su alcune situazioni che sono ferme da troppo tempo. Ma non solo ci sono i siti di interesse nazionale, ma ci sono appunto, come dicevo prima, anche le piccole realtà che spesso sono abbandonate e non cura nessuno. Quindi mi piacerebbe appunto, grazie anche a ISPRA e al nuovo sistema di controlli delle varie ARPA, che spero che prima o poi si trovi anche una uniformità. Siamo stati in Calabria, anche il danno ambientale sono i depuratori, una buona fonte di danno ambientale. La Campania, la Sicilia, adesso andremo in Sicilia, siamo andati in Calabria e abbiamo visto parte gli organi di controllo totalmente o assenti, inermi, cioè non mi vengono altre parole, depuratori che dovrebbero funzionare ed essere controllati periodicamente dagli enti di controllo, la procura faceva fatica ad accedere all'impianto di depurazione perché era totalmente sommerso dalla vegetazione. Purtroppo stiamo in Italia, e questo non deve accadere, quindi
è importante anche i controlli, è importante che ci sia un'uniformità non solo di impianti ma anche di controlli, e purtroppo in Italia questo non avviene. Quindi è il compito anche della Commissione che ho l'onore di presiedere, stiamo facendo il punto su tanti temi e spero che nel nostro piccolo, insomma, questa pressione possa essere da stimolo per le imprese a fare sempre meglio, per il Ministero, insomma tutte le istituzioni, a dare ognuno il loro contributo, altrimenti il cittadino ci rimetterà sempre. Grazie. Grazie, grazie davvero. Ma riprendo solo questo aspetto che ricordava il Presidente Vignaroli quando eravate in Calabria, di quanto ci sia la necessità di uniformare la norma, perché ad esempio la gestione degli impianti, una parte degli impianti idrici, cioè la gestione del controllo di una parte degli impianti idrici in Calabria non è affidato all'ANFA ma è affidato a una società privata. Questo è assolutamente un unicum nel panorama nazionale. Infatti, ma questo è per dirvi, quando sentiamo l'ARPA, no, non controllo io, no, non controllano perché semplicemente la regione gli ha tolto l'affidamento e l'ha dato a una società privata, e quindi questo denota che c'è qualcosa che non funziona e che anche dal punto di vista normativo poi piano piano deve essere posto, diciamo, a regime. Grazie davvero a tutti per la vostra presenza, grazie anche per le considerazioni anche a nome dei colleghi ovviamente di ISPRA, e alla prossima puntata. Grazie. Grazie, grazie davvero. Grazie. Allora io aspetto, così dico. Così dico.